Il titolo di questa live eh, funge da eh, spaventapasseri, nel senso, cioè nella speranza, capito, che magari qualche uno di voi leggendo il titolo pensi dentro di sé, va bene, avete briaco» e, e quindi non, non viene in live e magari riusciamo a finire prima di domani. eh?» Benvenuti, bentrovati, bentornati, inizia una nuova settimana, inizia col botto, sia col titolo di questa live che con quel bada che seggiola che ho. Che sono io... Oggi a questo giro l'ho pagata un occhio. Della... Non, lo voglio, non ve lo voglio neanche dire quanto ho pagato questa seggiola, ma dovrebbe potermi garantire la sopravvivenza. Intanto, a Belle è cominciato male, bisogna dirlo perché mentre che la montavo, mi sono alzato, non avevo visto che c'era lo spazio. Qui della soglia della finestra e ho chiappato la soglia proprio dritta, dritta sulla schiena che è già proprio Però, vabbè. Al di là di questo, al di là di questo, ora abbiamo una postazione che ci vuole consentire di affrontare una lunghezza di live che pre preannuncia si essere preoccupante. Allora io vi dico, vi dico esclusivamente quello che penso del titolo di questa live in questa sorta di mini breve, spero ci provo editoriale. Come al solito, che mi ritaglio e poi comincio a leggervi perché gli argomenti sono tanti e succulenti, come ormai sappiamo essere tradizione di tutti i lunedì. Perché i Pelicans secondo me dovrebbero? Ma spoilerò già il finale della questione: non lo faranno mai tradare Brandon Ingram? Allora la questione è questa, chiaramente è un po' provocatorio, ma fino a un certo punto, nel senso che io lo, lo penso veramente, che sarebbe la soluzione migliore, però con delle specifiche. L'infortunio di Brandon Ingram è capitato, secondo me, in un momento molto propizio, nel senso che è stata proprio la cosa essenziale che serviva ai Pelicans, ma non il, attenzione, non il fatto che Ingram ora non ci sia, perché se no uno dice bastava non averlo preso, invece no, il fatto... Che ora non ci sia, ma che stia per tornare, ma che torni dopo l'infortunio, perché se Brandon Ingram non ci fosse proprio stato al roster se non avesse fatto parte dei Pelicans, eh, eh, Zion avrebbe probabilmente giocato nel suo ruolo, che gli è più normale, tradizionale e consueto anche delle passate stagioni. Invece, essendoci in squadra al roster, Brandon Ingram, la decisione su Zion presa di comune accordo col giocatore, è stata: Scorta Zion, siccome quando tornerà Brandon Ingram che, che se ne dica è un macello a farvi giocare tutti insieme, non è che visto che te pai un trattore o il rimorchio ma sei anche veloce, t'anderebbe di provare a giocare Playmaker o comunque Point Forward o in ogni modo creatore di gioco palla in mano, lui ci ha provato, dimostrando anche buona volontà, oltre al fatto di essere in una condizione di forma al momento imbarazzante per, per tutti quell'altri, eh? e i risultati stanno venendo fuori anche in maniera, secondo me, sorprendente. Se non ci fosse stato al roster Brandon Ingram, secondo me questa cosa qui non l'avrebbero neanche tentata, o magari sì, qualche azione, qualche volta, ma non in pianta stabile in questo modo qui, quindi il fatto di avere Ingram a roster, ma di non averlo ora, di averlo Fuori e di dover quindi fare i conti su quando tornerà Brandon Ingram ha aperto questa possibilità, questa strada. È chiaro che quando torna Ingram spostare, tra virgolette, Zion da point forward comunque gli consentirà di giocare insieme, di non chiapparsi a pallonate l'uno con l'altro, però eh, rimane il fatto che ci saranno molti meno palloni, molti meno tiri, sarà una gestione complessa anche difensivamente, insomma, no? Invece sfruttando questa cosa e potendo mettere sul mercato un giocatore come Ingram che di mercato ce n'ha tanto tantissimo è uno dei giocatori che ha più mercato potenzialmente in senso assoluto perché soprattutto su una metà campo è uno dei giocatori più forti della Lega potresti andare a puntellare la squadra in tutte quelle difficoltà che ha in altre situazioni un centro un pochino più ad hoc un pochino più serio rispetto a Valanciunas qualche giocatore magari No, in cabina di regia perché io gli voglio un gran bene Alvarado non ai livelli di tranquillo, ma comunque gli voglio un gran bene. Ma un pleme farebbe comodo. E ti ritroveresti a avere un sacco di spazio per tutte le ali che hai a disposizione Nagi Marshall, ma soprattutto Murphy, ma soprattutto Herb Jones, e un, avere il centro della squadra, centro inteso come centro proprio nevralgico del gioco in Zion Williamson. Ovviamente per fare questo bisognerebbe avere non ti voglio dire certezza, perché la certezza non ce l'hai mai con nessun giocatore, ma quantomeno buone rassicurazioni sul fatto che Zion resta in piedi. Mm. Che Se te tradi Brandon Ingram e Puntelli tutto il resto della squadra, ma poi ti viene meno il motore del gruppo che è Zion Williamson, e allora hai fatto una frittata di, di dimensioni di quelle di Fantozzi quando c'era il mercoledì di Champions, no? E quindi questo chiaramente noi non lo possiamo sapere, ma io ho il terrore che non lo possano sapere neanche i Pelicans. E è uno dei motivi, uno dei motivi per cui questa cosa qui che propongo io adesso chiaramente non la faranno mai, però sarebbe. Secondo me sarebbe interessante. perché c'è un bel ingorgo di Ale eh, quando ritornerà anche Ingram. Ma bello parecchio e sono anche tutti, belli forti belli con co potenziale per il futuro. E oltre al fatto che Zion Williamson sta giocando e sta dialogando con C.J. McCollum in maniera straordinaria. L'ultima volta che c'era stato uno Zion Williamson vagamente in condizione fisica, mancava un giocatore come C.J. McCollum, che invece ora c'è perché la dirigenza e la società e la franchigia hanno lavorato. No bene, ma di più. E questo è stato un po' il mio editoriale di apertura per inquadrare subito la follia del momento, visto che nell'ultimo periodo c'è un sacco di gente nuova, ho visto qui sul canale, sia su YouTube che su qui. Vi ringrazio, vi do a tutti il benvenuto. Ecco, così almeno abbiamo subito messo in chiaro la situazione e la maggior parte si vuole tranquillamente disiscrivere. Eh? vi comincio a leggere so che tanti di voi non saranno d'accordo ma ripeto è una posizione molto provocatoria ma che punta secondo me anche a ragionare un po' più sull'ottica di costruzione di una squadra perché io ho come la vaga sensazione e poi chiudo ve lo prometto ma la partita di ieri sera mi ha, mi ha generato un turbinio di, di riflessioni ho come la vaga sensazione che questo gruppo sia stato messo in piedi con l'idea di dire Zion, facciamo finta, che non ci, facciamo finta che non ritorni, va bene? Così che se poi Putaso dovesse ritornare, e allora lì so, so, roba da chiodi. Però secondo me loro hanno messo. Perché questa squadra funziona molto bene anche senza Zion, e, e l'ha dimostrato l'anno scorso, e potrebbe fare ancora meglio quest'anno perché sono tutti cresciuti Marfi su tutti, ma anche tutti quegli altri. Quindi, no, è que questo. E invece torna. Al, al, al momento pare poter essere in piedi. Questa è la questione. C'erano de delle cose che erano successe. Quindi comincio subito a leggervi perché vi ricordo che non l'ho attivato, ma ci sono i criteri di precedenza. Lo dico per i nuovi: a parte questa mia introduzione iniziale tralasciabilissima, i criteri di precedenza sono questi: si parte con gli abbonamenti e i messaggi allegati. Quando uno si abbona alla precedenza, per, per dire la sua, in questa enorme, gigantesca tavola rotonda che è la live del lunedì sera. Poi i bits, poi i messaggi riscattati gratuitamente e, e, e poi la chat se dovesse avanzare tempo ma di solito si fa tipo l'alba dei tempi per cui non c'è quasi mai il tempo dice Feldi di dei Walker che si era abbonato quindicesimo mese lo saluto lo ringrazio dice ciao Edo domanda così per scaldarsi nel video e chi non prende Wempanyama eh, parlasti della sindrome del Kairi Ruhih non avendo seguito l'ingresso in NBA di Harry Irving ti chiedo ma davvero tra i tifosi Heavs ci fu una sorta di delusione visto il confronto a distanza con LeBron Seconda domanda, provocazione. Viste le varie vicissitudini durante la carriera di Kairi e le probabili peripezie future, potrebbe essere che un giorno lo vedremo nell'eterea cerchia dei maledetti? Potrebbe, 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 anche perché, vi dirò di più, io ho come la sensazione che... La carriera di Harry Irving non voglio dire che sia fine perché sarebbe ingeneroso e probabilmente esagerato, però diciamo che abbiamo scollinato parecchio la metà, parecchio, parecchio, questa è la mia sensazione, non perché abbia problematiche fisiche o di chissà quale genere, ma perché secondo me lui tra poco vuole levarsi da tre passi, questa è un po' una mia, una mia cosa. Allora, l'ingresso in NBA di Harry Irving fu particolare. Perché si avevano noi tutti la sensazione del fatto che eh, fosse un giocatore importante, comunque da un punto di vista del talento, da un punto di vista del potenziale, da un punto di vista anche proprio. No? All'epoca si credeva anche dell'affidabilità, perché sembrava una persona normale, no, da, non che ora non lo sia, però ora sappiamo che dal punto di vista caratteriale è particolare, eh? particolare mettiamola così. Però il fatto è che eh, avevano i tifosi di, di Cleveland la netta sensazione di aver perso quello che... Probabilmente sarebbe diventato negli anni seguenti il giocatore più forte e più vincente della lega perché andando no, a Miami col discorso dei big three, cioè, si pensava che avrebbe fatto un filotto di tipo 6, 7, 8, come dissero veramente loro: not 3, not 4, not 5, eccetera, eccetera. Poi non è andata proprio così. Eh, e quindi c'era un po' di delusione generale. Tant'è vero, delusione forse non è la parola giusta perché ripeto, si capiva che. Era del potenziale, però no, era un po' un contentino, mettiamola così: era vissuto un po' così. Tant'è vero che io mi ricordo una delle primissime conferenze stampa di presentazione di Harry Irving è quando un giornalista gli chiese: Ti senti pronto? a essere per questa città per questo popolo, per questa tifoseria, il nuovo il, il prossimo LeBron James, e lui disse non voglio essere il prossimo LeBron James ma voglio essere il prossimo Harry Irving, eh, cercando un po' di rieheggiare quello che disse a suo tempo Allen Iverson non il secondo tizio ma il primo Allen Iverson, va bene c'era un po' questa, questa sensazione, chiaramente l'essere completamente no? introflesso all'interno delle proprie opinioni e delle proprie posizioni in questo senso un po' l'ha aiutato Harry Irving perché se non avesse avuto quel tipo di carattere lì se fosse stato uno un pochino più no, che si lascia condizionare anche da, dall'opinione popolare dai pensieri da, da quelle eh, sarebbe probabilmente rimasto schiacciato dalla pressione dell'essere il giocatore che prendeva in mano la squadra dopo Lebron James invece lui non se ne è fatto ne qua né là in quel caso lì il suo la sua personalità l'hai usato, secondo me, in tante altre situazioni no, soprattutto non ha usato la nostra sanità e equilibrio mentale. Noi che guardiamo dal di fuori. Eh? Questo è un po' il discorso. Poi. Poi, 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 vedo con piacere che Twitch non ha mandato le notifiche nemmeno oggi. Grazie, Twitch. DJ Alegini, frattempo, sei abbonato, 25 mese, 25 su 25. Grazie, grazie mille. Dice grande Edo, grazie mille per il tuo impegno e lavoro sempre di grande compagnia grazie, doppiamente grazie anche perché hai, hai apportato un, una, una, no? un, un, un contributo alla live che mi consentirebbe, se fossero tutti così, di andare a, a letto in un orario decente, però non sarebbe, no, cioè bene anche un po' di polemica, è bene anche un po' di, di chiacchiere, grazie, grazie mille. Poi c'era Simon's 30, tredicesimo mese, lo saluto, lo ringrazio, dice questo titolo, mi ricorda quando si diceva che i Celtics dovevano tradare uno tra Brown e Tatum, col Senno di voi, tutti ci sbagliavamo. Credo che per i Pelicans la chiave per puntare in alto sia trovare il modo di farli giocare tutti insieme. Trust the process, non lo dire perché porta malissimo. È una roba, è tipo l'epitaffio, no? È la pietra tombale su tutte le speranze di un progetto. Trust the process, quindi non lo diciamo. È vero, quello che dici, te è vero. Tant'è vero che io l'ho introdotta anche proprio in, in, a mo' di provocazione, diciamo. Però... Facciamo un altro ragionamento, va bene? Ora tutti noi siamo mh, ottimisti e positivissimi nei confronti del progetto Celtics, nei confronti delle potenzialità, oggi sembrano vedendoli giocare una delle più serie candidate alla vittoria finale, mh, probabilmente una persona che avesse un minimo di raziocinio avrebbe nei Boston Celtics la sua favorita. Sapete che io non faccio parte di questo gruppo, ma hai problematiche mie, va bene? Però, un attimo a immaginare. Metti caso che per motivazioni terze mm, che possano essere dovute a problematiche loro, ma anche no, va bene. Quest'anno i Celtics non riescono a vincere l'anello. Io penso che questo progetto, questa, no? Qu questa, questa onda, questa generazione Celtics a quel punto arriverebbe a un bivio, perché sarebbe difficile riuscire il prossimo anno a ripresentarsi con lo stesso progetto con l'Orford più vecchio, con tutti con un anno di più e. Mh, per troppi motivi, secondo me, e quindi a quel punto sarebbe stato tutto, tutto da rifare un'altra volta. Il ragionamento che si fa ora e che io condivido sarebbe tutto sbagliato, e tutto da rifare da capo un'altra volta. Allora sì, bisognava tradare Tatum e Brown tanti anni fa perché alla fine non si sono dimostrati. Alle volte basta poco, eh? basta pochissimo a cambiare. No? Quindi si fanno delle previsioni sulla base di caratteristiche dei giocatori, tenuta anche psicofisica dei giocatori e tutto il resto, però poi no, eh, un, uno degli ultimi, del, degli ultimi anelli è girato su mezzo centimetro di scarpa di Kevin Durant, per cui di che si ragiona, onestamente? Tutto questo potrebbe essere chiuso dicendo, di che perché noi siamo qui a parlare? Però, al di là di questo, sono d'accordo con te, eh, la chiave sarebbe riuscire a farli... Funzionare insieme a farli giocare insieme e si sono messi nella possibilità giusta. Perché se ipotizzi un quintetto futuro con Zion da point forward, mettiamola così: McCollum da guardia, Ingram da 3 e Murphy da 4, oppure il viceversa, oppure Herb Jones dentro al posto di Murphy e Valanciunas o Herb Jones e e Murphy senza Valanciunas è un quintetto che può giocare a pallacanestro, anzi, è un quintetto molto forte. però eh, no? eh, ti, ti crea comunque delle. De... Anche perché, per esempio, se avete visto la partita ieri sera, non so se avete notato che Zion è stato in campo tutto il supplementare, ma di fatto faceva lo specchietto per la lodole nel senso che attirava un po' di difensori, ma il supplementare l'ha giocato. McCollum perché? Perché non aveva più giocando Zion da play. Succede anche che lo devi un attimo contingentare nei minutaggi quindi non è proprio, proprio facilissima come cosa. Si va in quella direzione. Qualcuno addirittura dice, qualcuno addirittura dice vicino a, a, alla squadra, vicino è quello che state vedendo oggi, cioè un giocatore che fondamentalmente piglia il pallone e ti passa sopra. E se te non gli consenti di passarti sopra, ti viene via e ti passa sopra. È uno Zion Williamson al. Massimo 80% della forma, ma c'ha ancora dei margini di crescita. E allora, lì che si fa? Ci si arrende? Veniamo fuori con le mani alzate? Non lo so, però ecco, il futuro diciamo che è incerto. Vorrei essere nei panni dei Pelicans e avere questi dubbi, avere questi problemi perché è tanta roba. Se voi pensate a dove erano un po' di anni fa i Pelicans, mm, insomma, va bene così. Poi, poi, poi c'era 13 Panda con il whisky, che mi sembra un nickname tutto sommato di un certo rilievo, secondo me se lo saluto, lo ringrazio, dice ciò, io ti chiedo di collegare a dei giocatori un film e viceversa. Inizio con Larry Bird, Iverson, Chris Anderson. Per i film invece dico, dico Fight Club. Donni d'Arco e Shining. Se non hai visto qualche film, sentiti libero di sostituirlo. No, li ho visti, vabbè, a parte sono delle pietre miliari della cinematografia mondiale. Penso che tutti voi l'abbiate visti o quasi, però l'ho visti al di là di tutto e tra questi, tra questi ti dico che allora eh, per la visione, diciamo un, un po' più onirica, un po' meno, meno terrena, un po' più celeste di Donni Darco mi verrebbe di, 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 un, di legarlo. A Iverson. Nel senso che eh, eh, era il giocatore che aveva meno appigli alla realtà, perché se te lo vedevi per strada e gli toglievi le treccine e i tatuaggi, quello era un impiegato delle poste. Ora non so se, se ce l'hanno le poste in America, sì, ce l'avranno le poste in America, come fanno a mandarsi, ce l'avranno per forza. E, e, e invece è arrivato alle finals e ha fatto 48 in gara 1 di delle finals, oltre a tutto il resto che ha fatto nella vita. Eh, non per forza i tre film ai tre giocatori, ah, eh, però ci stava, in realtà ci stava anche questo, perché poi io avrei legato Shining a Larry Bird per il senso di inquietudine e, e di, di terrorismo proprio morale e psicologico incuteva, cioè te, te uscivi da una partita giocata contro Larry Bird con lo stesso senso di malessere, proprio di, di indisposizione che hai quando vedi Shining alla fine, a me questo, questo mi lascia le volte visto più di una volta e poi avrei legato Fight Club non tanto per il finale quanto per lo svolgimento della trama a, a The Birdman per ovvi motivi no nel senso che chiaramente mi sembra che più o meno lo stesso mestiere facevano sia nel film che nelle partite di Birdman cioè si menavano si pigliavano a cazzotti quindi tutto sommato no secondo me secondo me ci, ci possano ci possano ci possano stare ehm se ne potrebbero trovare molti di più, e molti diversi, però: No. No, non, non te lo dico, sai perché? Più che altro, perché potrebbe essere una cosa sviluppabile in maniera molto più completa e molto più dettagliata, magari in un prossimo video e non solo per questi tre giocatori. E so quegli argomenti che a me mi stuzzicano un pochino, capito? Quindi magari ci dedichiamo un prossimo video, sapete che ora è il momento della stagione in cui nel venerdì arrivano sempre questi video un po' più strani. Perché? Perché siamo in quello che il prossimo anno non ci sarà più, perché noi stiamo vivendo ora, vorrei porre la vostra attenzione su questa cosa, insieme ai peli dei gatti che girano, eh, stiamo vivendo un periodo storico che, cioè, questo, questi mesi, mesi è esagerato, queste settimane che stiamo vivendo ora sono come il 30 e il 31 di febbraio anzi no, 30-31, vabbè, 29 di febbraio, cioè quei giorni che oggi ci sono ma il prossimo anno non ci saranno più, perché grazie al, al nostro factotum Adamo Argento il prossimo anno, questo periodo un po', non ti voglio dire neanche di stanca, perché non è vero, le partite sono belle avvincenti, sono belle attive, però spesso in questo periodo si gioca, per i record individuali, per i numeri, tant'è vero che tutte le serie vengono battuti tot record. No, perché è un periodo un po' più di fiacca dal punto di vista della stagione, dei risultati, delle squadre. Il periodo prima dello Stargame, Il prossimo anno non ci sarà. Perché ci sarà l'internament season e quindi sarà tutto diverso. Questo è l'ultimo anno in cui abbiamo questo, questo periodo un po' così da poterci giostrare anche dal punto di vista de della programmazione del, eh, del canale. Questo. Poi c'era il Conte azzurro, che saluto e ringrazio, 24 mese, dice Ciao Edo, brutta stagione per Miami. Non pensi anche te che, eh, che fosse prevedibile? Allora... Eh, sì e no, nel senso che si era visto già dall'anno scorso che il progetto di questi Miami Heat non era particolarmente florido in questo momento per tutta una serie di motivazioni, va bene, legate anche a doppio filo all'anagrafe alla perché eh, insomma vai a puntare molto su giocatori come Jimmy Butler che oggi uno contro uno su singola azione può tranquillamente battere chiunque nella Lega e la singola partita all'interno della serie la può vincere da solo, non sono tanti i giocatori che oggi possono fare questa cosa qui, però nell'arco delle 82 partite lo devi un po' gestire perché non c'ha più 16 anni, poi c'è il mio amico Achille Lauri che ha anche a lui gli voglio bene, ma anche lui. L'età è, è, è quella che è. Probabilmente si aspettavano in quel di Miami dei passi avanti, un pochino più decisi nell'affermazione, più che altro de della, delle rispettive personalità, del peso che hanno all'interno della squadra di Adebaio e Tyler Tanto Tant'è vero che ci hanno investito tanto economicamente, e non. Per ora sta, stanno facendo due buone stagioni, sia De Bayo che Tyler Irro, però diciamo che la squadra resta in mano a Jimmy Butler, cioè non sono riusciti a fare quel salto no, che poteva servire a... C'è un problema, però, che tutta questa gente qui, che fa parte, diciamo, dello zoccolo duro della squadra, è gente che è particolarmente tignosa da fare fuori su singola serie, su singola partita. Quindi, qualora Miami dovesse arrivare ai playoff, magari anche in una posizione accettabile, eccetera, eccetera, eh? ai playoff ci devi sempre avere a che fare. Per cui sì, è una stagione negativa fino ad ora, o comunque al di sotto delle aspettative, però attenzione, attenzione, attenzione. Perché ai playoff eh, potrebbero esserci in questo senso delle sorprese. Certo, manca ancora tanto, eccetera, eccetera. Però, 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 per capirsi, no? Io non li conto fuori per niente. Gente che scrive nel frattempo. E poi c'era Pier Silveon che si era abbonato, decimo mese, lo saluto, lo ringrazio, dice un mese di fargolo, roba da chiodi, perché sapete, lo dico ai, ai eventuali nuovi arrivati, che noi abbiamo dei punti di riferimento importanti all'interno dell'escursus di abbonamenti di un, di un utente normale, e cioè ci sono i nove mesi che è la gravidanza completa, il decimo mese che a quel punto diventa un mese di figliolo dopo il era nato il mese scorso e anche la doppia cifra e poi l'anno intero e via via. Ancora non abbiamo i, i punti di riferimento del colore dei palloni. Perché sto aspettando questo malefico coso che ancora non è arrivato. Ma mh, voi non vi, abbiate fiducia, vedi che anche la seggiola alla fine è arrivata. Saluto e ringrazio Pier Silveon. Eh, poi poi poi. Poi aspetta. eh, Allora qui ci sono dei beats. Eraldo Di Caprio c'era che si era abbonato. Ma perché la gente sta scrivendo a rota in questo modo? Ui, io devo mettere silenzioso, se no non ci si salva. Eh, Eraldo Di Caprio, sei abbonato, quinto mese. Lo saluto lo ringrazio di cuore. Dice: Ci ho avuto do una domanda un po' particolare da farti. Se preferisci, puoi tranquillamente non rispondere. Attualmente il canale può essere considerato il tuo lavoro perché, con tutti gli impegni che ti prende, non so come tu possa fare anche con altro. Se sì, come nata l'idea del canale, che lavori hai fatto in passato e avresti voluto fare un abbraccio e grazie per il tuo impegno grazie a te, grazie a te allora sì, sì, al momento questo è eh, perché di fatto tra il tempo eh, in cui sono online e eh, il tempo che c'è dietro dal punto di vista sia del, dell'editing dei video che però vi dico la verità, quello un po' leggermente più editato è però quello leggermente più editato dicevo è quasi gaming ma mh, vedete bene che non c'è dell'editing importante sul canale quindi non è che mi porta via tanto tempo la cosa che porta via più tempo è la visione delle partite e lì sono ore e ore quindi non c'è proprio il tempo per poter fare altro e un giorno mh, vale a dire il prossimo anno faremo dei ragionamenti su questo eh, quando io ho aperto il canale era il lontano 2019 si fa per dire 2018. Io mi ero dato 5 anni per poter fare di questa cosa qui il, un lavoro. Va bene, siamo a 4. Il canale non è ancora autosufficiente. Siamo sulla, secondo me, sulla buona strada, però ancora non lo è. Quindi il prossimo anno in questo senso sarà decisivo e fondamentale. L'impegno da parte mia c'è tutto, ma anche da parte vostra io non mi posso assolutamente lamentare. Quindi, quindi que questo, insomma, poi il prossimo anno faremo de de dei ragionamenti al riguardo. Per ora andiamo avanti come, come così così come si è sempre fatto eh, in passato io ho fatto di, credo di tutto eh, cioè quello che, che no io lavoravo tanto in radio eh, per la maggior parte e quindi lì dentro la radio io ho fatto qualsiasi cosa ma veramente qualsiasi cosa cioè da quello che montava l'albero di natale per capissi a quello che dava il telegiornale il radiogiornale, nello specifico, a quello che tagliava gli. Em, <coughs> perché quando entri, io sono entrato inizialmente da tirocinante alla radio, la prima cosa che ti mettono a fare è quella. Cioè, ti danno le interviste e te devi tagliare i pezzettini in cui quello che parla fa. <coughs> e, 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 e sono tanti. Fate, voi non ci potete fare caso perché. Interviste poi vi vengono date tagliate, ma se magari a scuola registrate qualcuno, eh, un professore che spiega eh, cos'è e poi lo riascoltate, il parlato normalmente di una persona che non è lì a fare spettacolo, ma è lì a esprimere un concetto è pieno di. Eh, e quindi eh, mm, <coughs> mm, mm, e questo è bruttissimo da ascoltare in radio. Quindi serve uno che meticolosamente si metta lì e, e fa. E normalmente viene fatto a quelli che so appena arrivi, gli viene dato questo compito. Quindi poi eh, pu, sono entrato veramente in quello che volevo fare. E quindi, delle cronache della menzana all'ambito sportivo a un certo punto era praticamente tutto nelle mani mie, insomma, fino a che la radio ha retto si può dire poi ci sono state. Delle difficoltà, dice per forza, se, se l'ambito sportivo l'avevamo dato in mano a te, ci credo. Eh, posso anche darvi ragione su questo aspetto. E, e, e poi, e poi niente, ho, fatto, ho lavorato anche in un, in un negozio proprio banalmente gestione, eh, in quel caso diciamo che il, il, il mio impegno fondamentale era nella gestione di tutto l'apparato Excel di, di tutto, perché quello sapete è la mia grande passione, e, e poi ho fatto tanti giornali, scri, giornali tutto l'ambito comunicazione giornalistico l'ho fatto praticamente tutto, fino a che alla fine il progetto, il proce, il progetto mio era, era proprio... Era proprio questo: cioè nel senso, parlare. poter parlare in una maniera in cui per troppi motivi non potresti farlo altrove perché non esiste una radio, una televisione, un giornale dove ti danno possibilità di dire le cose, dico io, qui dentro perché non ti arrestano, ma insomma ti licenziano. E, e quindi, questo. Alla fine, alla fine è venuto fuori questa cosa qui. Quindi, questo è stato un po' il mio escursus E niente. E poi la deadline in questo caso è a ottobre 23, e poi ne riparleremo. Ma non la deadline intesa come morte e chiusura del canale. Io mi auguro proprio che non si arrivi a quello. Anzi, questo. Poi, eh, alle 23 Mefiondu c'era anche, Sciodo, ma che ne pensi di questi deludenti Chicago Bulls? Ti seguo dagli albori, undicesimo mese di abbonamento, però alle 23 Mefiondu sono anni che c'è, quindi grazie, grazie mille. Eh, eh, eh. Diciamo che per certi aspetti non è neanche troppo diverso dal percorso che stanno facendo i Miami Heat, e cioè è una squadra che non ha cambiato troppo rispetto all'anno scorso, che sta avendo delle difficoltà fisiche, perché io sono convinto che con l'onzo ball sano questa squadra qui avrebbe reso e starebbe rendendo, ma, bada, ma poi il quantitativo di peli di, di... ma come fa un cristiano? Vabbè, sarebbe rendendo molto meglio e che quindi in parte ci si poteva immaginare che avrebbe avuto delle difficoltà, perché il maggiore movimento di mercato dei bulls di quest'anno, qual è stato? Drummond, pensavi veramente che Drummond poteva risolvere qualsiasi tipo di questione che non fosse arrivami i cereali lassù in alto alla HOP perché non ci arrivo nello scaffale, cioè ora sto esagerando però per capirsi, no? Ehm, il problema è che da qui a dire quello che mh, sto, sto leggendo, da tante parti, e cioè eh, De Rosa in discussione, Vucevic e Lavin spe spediti via per scelte, eh, insomma, un po' ce ne passa perché comunque hai tra le mani una squadra dignitosa. Mm. Che ha delle possibilità di fare bene, di togliersi delle soddisfazioni, soprattutto quando tornerà. Se a questo punto tornerà l'Onzo Ball, e uno mi può dire: sì, però che chance hai di vincere l'anello? Tanto vale. Allora, buttarla a ogni e tancare. Sono d'accordo, ma lo sapevi anche da prima. Cioè, la strada dei Chicago Bulls è questa. Eh, lo sapevi che non avresti creato una squadra che poteva vincere facile due o tre anelli di fila, per cui se volevi tancare perché di stare nel mezzo, nella metà alta della classifica non ti andava bene, preferivi tancare per avere più chance. E lo dovevi fare? Da... Che senso ha avuto fare queste due o tre stagioni? No? Eh, era un po' la critica che gli muovevo io all'inizio, cioè all'inizio di questo progetto. C'è cioè un, un video sul canale che parla di questo: dei, dei, dei Chicago Bulls. Eh, però, se hai intrapreso quella strada lì, mollare ora perché la squadra non gira, perché il mio amico Ayo ah, Dosunno non è l'onzo Ball, eh, eh, no? Siamo d'accordo che Colonzo Bowl non è eh, che inserisci Magic Johnson e quindi automaticamente diventi una contender, però è un po' diversa la situazione. Non lo so. Questa, questa è un po' la, la questione. Luca, eh, aspetta, che dicevi? T'ho visto, t'ho visto, ti visto in chat. Ah, la questione Ingram è molto complessa e gli ho dedicato i primi 10 minuti boni, 15 forse di live. Per cui non mi metto a, a, ri, a ripeterla. Però la trovi a inizio live. Ora non so se durante la live ti fa recuperare l'inizio della live. Questo lo ignoro, però al massimo, appena finisce, la live resta caricata e quindi la ritrovi e lo spiego subito in apertura oppure domani ricaricata su YouTube. Poi c'era Tommaso con una M. Marta che se è abbonato, mi direbbe qui mi direbbe qui Twitch primo mese. Quindi qualora fosse vero grazie e benvenuto Questa è un'enorme tavola rotonda di durata variabile ma tendente a più infinito in cui ognuno dice la sua e poi non ci insultiamo, e questa è questa la, la, la particolarità cioè te, riusciamo a tenere all'interno di noi tutti i pensieri negativi e cerchiamo di parlare come se fossimo persone civili, in realtà siamo tutte persone civili che hanno nelle loro massime aspirazio aspirazioni gente come, no? Ben Wallace, The Birdman Rodman, quindi no, è, è tutta una, grande, una gigantesca finta quella che mettiamo in scena. Benvenuto. Ehm, poi, c'erano, c'erano, c'erano... Allora, dovrei aver finito gli abbonamenti, quindi, quindi, prima di passare ai beats, perché vedevo che eh, giustamente in chat eh, li stavate chiedendo. Prego gli assistenti di studio. Tra cui Camilla soprattutto, non, non vi volevo stasare i timpani, di portarmi gli occhiali perché me ne sono dimenticati e quindi non posso farli vedere in live se non mi vengono portati. Camilla. Perché non siamo dotati di fidanzate per spihashi, in questo cioè di fidanzata una singolare per spihashi, che capisca che capisca e invece deve essere chiamata affinché possa capire. Ora la chiamiamo, non c'è nessun problema, tanto qui siamo in diretta, il bello il bello della diretta è anche questa cosa qui che noi ci facciamo bellamente gli affari nostri in questo senso. Dove sei, Camilla? Ah dai! Vabbè, allora, as ascolta. Appena si alza, però, portali. Prima che finisca la live. Vabbè, in qualsiasi momento. In qualsiasi momento. Vai. Ciao. Allora, non viene perché c'ha il gatto che gli dorme addosso. Quindi, eh, non ve li faccio vedere ora, ma la live andrà avanti, per cui, no? È facile andarli a prendere, che non so dove si... Sì. Ma che resti, no? E questo, questo... Ehm, ah, ma ha sentito, era, era collegata. Ehm, no, non lo so, non lo so, non lo so. Ehm, bene, ehm, ma andava avanti, si era detto. Tanto prima o poi Gattino, perché mi ha detto non vengo perché c'ho Gattino. Quindi prima Gattino è quello vicino. Prima o poi Gattino si alzerà e, 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 e Camilla, no? Bene, andiamo, grazie, grazie. Andiamo avanti. C'erano dei bits, c'erano dei bits per cui si riparte dai bits. Tra l'altro mi facevate notare che abbiamo l'emoticon di Mimi, ma non abbiamo l'emoticon di X. Eh, quindi la dovremmo fare, la dovremmo fare. Draytz 10, in frattempo, 100 bits, lo saluto, lo ringrazio. Dice, ciao, vedo bellissimo essere tornati a vedere un clay simile a quello pre-infortuni. Anche se comunque continuano a essere solo sprazzi, secondo me. Fantasma NBA, come vedresti Chris Paul a Dallas? E poi ieri, ha quanto ha giganteggiato Embiid su Plum Lee? Embiid ogni tanto ha queste partite in cui proprio... Gli esubera la pallacanestro, cioè te vedi proprio che, 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 tira, che tira fuori, che tira fuori. Capito? Cioè, gli esce pallacanestro di dosso e, e tira fuori delle partite di genere. Fortunatamente per il resto della lega, non sono tutte così. Così ce n'ha una ogni 10-15 partite, eh? poi il resto c'è tutto: c'è la serata in cui gioca normale, c'è la serata in cui ha tutti i dolori di, di un ottantenne, c'è la serata in cui non c'ha palesemente voglia, e quindi alla fine della fiera tiri fuori un giocatore accettabile, ma se fosse sempre come stanotte o come. Mh, quando fece 65 di valutazione due settimane fa, eh, te, eh, si chiuderebbe baracca. Per cui quello è un po' il discorso. Eh, Crispola Dallas. Eh, vorrei Il problema è proprio questo, che non sappiamo come ce lo vedremmo. Non lo so io, non lo sa Dallas, probabilmente non lo sa nessuno. Questo è il problema di fondo. Perché tutti i vari tentativi che sono stati fatti non hanno risposto alla domanda fondamentale, e cioè, Donci c'è meglio con un portatore di palla o no? Eh, no, non lo sappiamo perché qualsiasi personaggio gli è stato avvicendato che potesse assomigliare a un portatore di palla. La prima cosa che gli ha detto, più o meno a livello verbale, ma anche soprattutto tecnico, Donci, è stato: Lo vedi, questo? questo è il pallone e lo tengo io, te ti metti laggiù in un angolo e aspetti che io te la faccia arrivare. E eh, questo è stato eh, per cui non lo so. Chiaramente con Chris Paul questa, questa cosa io non la puoi fare, eh, può essere bene bene o male male, a me personalmente verrebbe da dire bene bene, perché io sono convinto che per il bene della squadra oggi Doncic abbia troppo il pallone tra le mani. E alla fine della fiera arrivi in fondo con lui che ha la lingua per terra e la squadra che diventa offensivamente troppo prevedibile. Stiamo parlando di, di una persona che non ha un cervello normale per la pallacanestro, perché qualsiasi altra entità umana al mondo alla quarantesima azione che gioca sempre lui palla a mano nella stessa partita gli porterebbero via anche l'anima invece lui riesce comunque anche alla quarantesima azione a inventarsi delle cose di nove però non lo può fare all'infinito quindi la domanda non, la, non, non gli so rispondere ma la cosa brutta per Dallas non è che non gli so rispondere io e quello sai chi se ne frega secondo me è che proprio non gli sanno rispondere neanche loro e Probabilmente neanche Doncic. Questo è un po' un problema anche di, di impostazione del lavoro per il futuro, capito? Perché se uno più o meno ha in mente che cosa serve a quel giocatore lì per poter vincere. Eh, magari non ci riesci a arrivare ora, magari ci metti due anni, magari ci metti tre anni, magari ti rendi conto che non, hai, non sei la squadra giusta per poterci arrivare, perché non hai il bacino di usenza, non hai la pil, non hai i soldi, non hai quello che ti pare, e allora magari cambia squadra, però lo sai quello che gli serve. Doncic al momento non si sa, e questo è un problema con tutto che resta uno dei giocatori più forti del mondo. Poi c'era The Mellons che nel frattempo che nel frattempo s'era 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 abbonato. Ottavo mese. Lo saluto, lo ringrazio, dice "Ciao Edo, ho 17 anni e sono un arbitro di calcio. Eh, arbitrare giocatori di 30-40 anni non è facile. La qualità dell'arbitraggio nel basket sta calando, anche perché la narrazione data dai giornali è molto negativa. Meno arbitri ci sono, più la qualità cala. Spero e poi però il messaggio si è interrotto. Quindi non so come continuava, ma ti posso dire che per, il per quello che ho letto sono estremamente d'accordo con te. Il problema è proprio questo, che si crea, entri in un circolo vizioso in cui eh, non si sa chi è nato prima tra l'uovo e la gallina, ma resta il fatto che gli arbitri fanno fatica, arbitrano male. Tutti noi che giriamo intorno non facciamo altro che sottolinearlo perché ci dà fastidio, perché eh, a volte penalizzano anche proprio il buono, il corretto svolgimento di una partita. Questa cosa aizza il pubblico in generale e quindi mette ulteriore pressione sugli arbitri che, in quanto giovani e quindi magari no, non abituati a gestire anche quel livello di pressione. Arbitrano anche peggio di come già arbitrerebbero di solito. Perché? Perché si sa. E quindi viene rincarata ulteriormente la dose da parte di chi commenta. E è un circolo infinito che va verso la distruzione generale e collettiva. È molto sbagliato. Io sono d'accordo con te. Ora, non so come funziona nel, nel calcio, quindi metto le mani avanti dicendoti e non sto parlando della situazione del calcio perché non ne ho la più pallida idea. Nel basket, però, è successa una cosa che secondo me si poteva evitare. Cioè, e però il fatto che sia successa sia in area FIBA che in area, diciamo, NBA, mi fa pensare che magari io sto perdendo qualche pezzo e che quindi la sto facendo troppo semplicistica, la sto riducendo troppo ai minimi termini. Perché se fosse capitato o di qua o di là, uno può dire: vedi, hanno sbagliato, dovevano fare come di là. Ma essendo capitata tutte e due, mi fa pensare che qualche pezzo io non l'abbia colto. Però vedendo la cosa dal di fuori, è successo che si è avuto poco coraggio negli anni subito precedenti a questi nel Provare a inserire piano piano i nuovi arbitri, i giovani, man mano che facevano capolino, man mano che venivano fuori. Siccome le tutte le partite sono sempre importanti, tutte le partite valgono sempre un sacco perché c'è la classifica, perché c'è la retrocessione, perché c'è i sordi, perché c'è le, le scommesse, perché c'è. E allora tutte le partite devono avere i top del top, allora in tutte le partite si. Sì, cercava sempre di preferire l'arbitro scafato, quello esperto, quello sicuro, quello affidabile, col risultato che alla fine poi questi arbitri che piano piano hanno smesso, sono andati in pensione e sono finiti quasi tutti insieme, almeno quelli veramente forti, quelli veramente affidabili, quelli veramente esperti. E quindi a quel punto si è ritrovato a doverli buttare dentro i giovani, per forza, perché non avevi arbitri, ma non avevano esperienza, e li hai dovuti buttare dentro tutti insieme, e ora ci si ritrova con una classe arbitrale mediamente tutta giovane, sia di qua che di là, che però deve farsi le ossa, e che magari, se si fossero inseriti centellinandoli un pochino di più nel corso degli anni anche quando potevi evitarlo e potevi risparmiartelo, era una partita importante, potevo metterci un arbitro più esperto, poteva... ci ho messo quello giovane perché è giusto che piano piano, eh, non l'hai fatto e... e ora è un macello. Questa è un po' la mia, la mia idea. Sicuramente tra un po' di anni la situazione sarà migliore, però eh, no, ora, ora abbiamo un po' di, di, di problemi da gestire in questo, in questo senso. Parlo ovviamente sempre di pallacanestro perché ripeto del resto. E Marco Marzi si è abbonato nel frattempo, è il ventesimo mese e quindi, come ogni mese, io vado a fargli una grossa reprimenda. E uno dice: Ma come? Ma uno che ti sei abbonato per 20 mesi? Te vai a, a, a trattarlo male perché non ti sei abbonato per 25 mesi? Sì! Perché il Prime di Marco Marzi, tra le altre cose, lo pago io, perché Marco Marzi è Camilla, capito? E quindi mi sembrava il minimo che si fosse abbonata 25 su 25. E invece si è abbonata 20 su 25, che per, per un'altra un persona sarebbe tantissimo, per Marco Marzi è poco. Si paga a mezzo, sì, si paga a mezzo, va bene, si paga a mezzo, si paga a mezzo. Che poi forse lo utilizzo più io in realtà, allora se proprio, proprio bisogna, perché compro più cose io, ma insomma. E poi ci sono canali più interessanti del tuo. Bene. Beh, questo mi sembra, Qu qui potremmo anche chiudere, secondo me, la live fondamentalmente, noi ora si andrà avanti un'altra ora, tre due ore, non lo so quanto, ma si potrebbe anche stoppare qui e rivedersi domani, no? Secondo me sarebbe. Poi c'era Gigiotto, anzio che si era abbonato, sesto me ma che poi io ve li vorrei far vedere, capito i canali. E guarda lei, perché poi, se no, uno alla fine allora lei guarda quella che, che si trucca con tutti il rispetto, quella che si trucca, quell'altra che compra i vestiti e te li fa vedere. Dice, ma lei eh, ha comprato i vestiti e te li fa vedere, a te. Ma a te che te niente, però lei l'ha comprato, li tiene, te li fa vedere e te la guarda. Vabbè, quell'altro che pulisce casa, quelli che puliscano casa, quelli c'è uno stoffo di gente che pulisce casa e che, che lei guarda, guarda della roba allucinante, quelli che puliscano casa. Ora, vabbè, andiamo avanti. Eh, le donne dei baschettari tutti uguali, dice, dice Adinolfo. È eh, questo, eh, questo eh, alla fine della live, ride in un canale che segue Camilla. Ma Camilla segue poco Twitch, questo c'è da dirlo, eh? Eh, perché tutta questa gente qui che va nominato più che altro segue, segue, segue su YouTube. E tra l'altro, ora io voglio dire anche questo, poi si continua perché se no. Tra l'altro, eh, la maggior parte di questi che guarda, non gli garbano neanche. E questo... Non neanche... ma perché la guardi? No, questa mi sta antipatia, però la guardi... perché la guardi? Eh, perché mi sta antipatia, voglio vedere che dice. Ma se ti sta antipatia, non la guardare! Eh, beh, questo, questo. Andiamo avanti. Giustamente dice le campagne di Mefiondu: pensa che esistano pure canali che parlano di LBA. Quindi su questo, su questo devo riconoscere quelli sommessi veramente. Fortuna che noi non. perché quelli davvero con quelli lì non ci puoi avere niente a che fare. C'era Gigiotto, Anzio nel frattempo. Se era abbonato sesto mese, lo saluto, lo ringrazio. Dice Jalen Green sta facendo paura, che manco roba da chiodi. Se Houston riesce a prendere Victor, gli auguro di essere tradato all'istante. Mi piace anche la Melo, ma visto come si è infortunato, ho paura che questa stagione sia maledetta per lui. Pareri su di loro? Allora andiamo, andiamo con calma, eh, la Melo. Noi tutti stiamo facendo un gran parlare delle squadre che in teoria dovrebbero, starebbero, potrebbero, sembrerebbero in procinto di tancare, ma troppo poco secondo me ci stiamo concentrando sull'unica squadra che effettivamente sta tancando di brutto proprio dall'inizio della stagione, e cioè gli Charlotte Tornes. perché la Melo. L'ha giocato numero tre partite. 3 ha giocato 3 partite. Andate a vedere. Ha giocato tre partite. La Melo ha giocato 3 partite. Dopodiché, perché all'inizio si era infortunato? Scavigliata. Va bene? Scavigliata in pre-season. Dopo la scavigliata di pre-season, lui ha saltato una roba tipo ma un mese e mezzo. Va bene? Per una scavigliata perché uno dice se l'è rotta la caviglia perché se no. No, 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 intanto non ti si vede, non, non vieni inquadrata, puoi entrare, non li tirare perché si rompe si ossa, Gnosa, si, si è rotto ogni io lo sapevo. Erano due, però. Eh? Erano due, questi astuccini. Me ne ha portati uno solo fortunatamente mi ha portato quello meglio, nel senso che mi ha portato quello un pochino più. Vi faccio, vi faccio vedere, facciamo questa breve interruzione così poi con le interruzioni si è finito e si va avanti dritti, perché se no, allora, questi qui non ci rimane praticamente più niente di... Que... Ragazzi, ma è entrato un gatto? C'è Mimi, ma perché questa live sta? Non ti si vede, vai tranquilla che non ti si vede. Porti via il gatto per cortesia. Io non posso lavorare in queste situazioni, ma c'è un'associazione sindacale che può venire incontro alle mie vicissitudini, perché guarda che siamo messi veramente male in questo, in questo, in questo discorso. Allora, vi faccio vedere gli occhiali, va bene? Vi faccio vedere gli occhiali così che poi si va avanti tranquilli. Allora, qui ci sono entrambi, io ho portato due modelli di occhiali due per tutti gli anni che ho giocato. Il primo è ridotto. Cioè, una che sta girando con due gatti in collo. Il primo è ridotto veramente ai minimi termini. Ora io ve lo faccio vedere, ma il primo veramente regge l'anima con denti. Perché erano proprio i primissimi occhiali eh, che poi cambiai. Quindi questi so proprio di... Ma questi possano avere tranquillamente 20... 25 anni. Questi possono avere tranquillamente 25 anni, va bene? E questi erano, e questi erano, va bene? Questi considera che qui erano attaccati, qui erano attaccati, qui c'era la, la loro asticella, che ora serve... ovvia, fotocamera, una volta e non mi devi mettere a fuoco! Va bene, questi erano i primi. La parte graduata era questa, ora ve li faccio vedere meglio negli altri, perché negli altri si vede meglio, perché questi sono tutti rotti, tutti sciancati. Questi sono i secondi e quelli che ho portato fino a che non mi sono ritirato, va bene? Questi, eccoli qua, facciamo anche la pubblicità alla marca che li faceva. Eccoli qui. Come vedete, questi sono di plastica, questa è tutta plastica. Però, questa parte interna che si poteva staccare, eh, queste, erano, queste erano le lenti graduate. Eh, quindi questa è pura plastica questa è pura plastica, però te qui ci, ci attaccavi queste e queste erano le lenti le lenti graduate e con questi io giocavo, va bene? Quindi ora io ve li faccio vedere per capire le condizioni, ora io chiaramente non ci vedrò più una mazza perché nel frattempo la vista è peggioratissima però considerate eh, che questa più o meno era la situazione con la quale io scendevo e erano meno vistosi che quelli di prima, come, come vi ho detto, erano ancora, ancora più vistosi perché di plastica? Perché chiaramente, se chiappavi de de delle trone, come a volte ho chiappato io, non si rompevano perché erano di plastica. Eh. Il dentro invece era di vetro, però eh, quelli erano più protetti. Eh? Questa era la situazione. Ho risposto già Smith su Twitch esatto, ho risposto alle vostre, alle vostre curiosità. Si parlava di la e degli Hornets. Gli Hornets sono quelli che stanno tankando più di tutti in assoluto perché per una prima scavigliata e non era rotta la caviglia, l'hanno tenuto fuori un mese e mezzo. Poi è tornato, ha fatto tre partite: dice: No, però ha messo un piede su un tifoso, ha messo un piede su un tifoso. E per un piede su un tifoso, e riè un altro mese e mezzo che è fuori quindi palesemente stanno tankando. Anche perché, tra l'altro, non è che ti stanno dando degli aggiornamenti sulla questione perché non te li possano dare. Va bene, non puoi stare fuori tutto questo tempo per una caviglia, non esiste proprio. Allora bisogna che ti abbiano operato, bisogna che sia stato un'informazione, ma non è stato niente di tutto questo. Quindi loro stanno tankando di brutto. Questa è la mia idea su quel che riguarda la situazione. di, di il melo. E... Jalen Green... Ragazzi... Jalen Green... Alla fine... Se vai a vedere Jalen Green... I numeri... Non sono neanche tremendissimi... Va bene... Se non esistesse la percentuale di tiro... Capo quadro sarebbe un all-star, ma Jalen Green sarebbe uno dei migliori prospetti perché vai a vedere la media punti, vai a vedere i rimbalzi, vai a vedere gli assist. Il problema è che per fare 20 punti ci mette anche 30 tiri alle volte. No, anche di più, perché? No. Eh, in, in tira, ma lì ha una selezione di tiri devastante. Io dal punto di vista della selezione di tiri lo metto eh, in paragone con Shai. Il problema, la differenza, è che entrambi prendono dei tiri completamente scriteriati e fuori dal mondo, però Gilgis Alexander fa canestro quasi sempre, Jalen Green non fa canestro quasi mai. È più coerente Jalen Green, perché con dei tiri di genere non dovresti fare canestro, va bene? Però eh, no, all'atto pratico. E stiamo parlando di uno degli atleti che dal punto di vista di elevazione, esplosività e verticalità è tra i più incredibili in assoluto della Lega. Quindi è un grosso, un grosso, un grosso peccato. Eh, io spero, lo sapete, di non, eh, che, che i Rockets non prendano Wembaniama. Ma non tanto per Wembaniama, perché Wembaniama è uno di quei talenti talmente tanto e di prospetti talmente tanto generazionali, che anche una franchigia che ha delle grosse difficoltà di organizzazione come i Rockets in automatico sarebbe responsabilizzata e organizzata, arriverebbero coloro i quali direbbero: Allora, guarda, ci penso, lascia, faccio penso io, perché qui hai preso uno troppo buono, bisogna gestirla un attimo meglio, sta cosa. Per cui i problemi sarebbero risorti, Il problema è che a quel punto sarebbe la parola fine. Sulla, sulla possibilità di far esplodere al perenne che invece è il mio protetto in senso assoluto di questa, di questa stagione, e già gli, gli, sta, gli sta subendo una serie di angherie in, inenarrabili, in quel di Houston, quindi figuriamoci se dovesse arrivare anche Wenbanyama. Poi 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 c'era altre cose, allora c'era altre cose, vediamo se le recupero. C'era, c'era, c'era Venser che si era abbonato nel frattempo, ventitreesimo mese. Lo saluto, lo ringrazio. Dice grande ed Ma questo Anthony Davis durerà per tutta la stagione? No, no. Prossima domanda, no, eh, in cioè, senso a parte tutto, non, non può. Mm, ma lo dico per la mia sanità mentale, perché lo, quando lo vedi giocare in periodi come questo, che gli sono ricapitati in carriera, non è la prima volta, gli sono ricapitati. Te lo vedi giocare e dici, chiaramente questo è il giocatore più forte di tutti i tempi, è evidente. Perché? Per troppi motivi. Perché non c'è una singola cosa che non sa fare su un campo di pallacanestro. Perché fisicamente è un rebus per qualsiasi tipo di, di difensore che abbia un cognome più corto di Ante un po'. Eh? Che glielo scrivano a arco sulla maglietta perché sennò non c'entra. E quindi è il giocatore più forte di tutti i tempi e avrà vinto quanto? Sette o otto titoli? Sarà stato MVP dieci volte? No. No, perché poi è, è, entra in dei, in dei vortici di, di, di assoluta impossibilità di esistere al mondo dai quali è difficile uscirne e di solito comincia tutto con quell'immagine che io ho stampata nella testa e che mi si ripropone io la notte anche quando ogni tanto mi sveglio, sarto sul letto tutto sudato perché ho sognato Anthony Davis per terra che si tiene un ginocchio o che si tiene la schiena o che esce a tracolla tenuto a braccio portato fuori da Lebron da quella... cioè, e, e, e così finirà io lo dico anche per il mio benessere mentale perché se no ci io sapete non sono tifoso di di nessuno, quindi neanche in dei Lakers, però c'è dei giocatori per i quali io provo un trasporto, e uno di questi purtroppo è, 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 è il giocatore che rappresenta il più amore e odio in assoluto nella mia vita, Anthony Davis. Quindi se io mi lasciassi coinvolgere e, e mi lasciassi no, convincere dal fatto che po possa effettivamente essere questo da qui alla fine, poi ci rimarrei troppo male. È già capitato troppe volte nel corso de della carriera di Anthony Davis. Quindi io quell'immagine lì so che sta per succedere, se non è in questa settimana e nella prossima, se non è in questo mese e nel prossimo, ma secondo me in fondo non ci può arrivare. Anche perché, ragionando per assurdo, qualora ci dovesse arrivare i Lakers sarebbero addirittura in corsa. Pe, pe, no. <ride> Quindi, non potrebbe, non potrebbe essere perché non avrebbero una squadra che, che cioè, non, non, non ce la possono fare. E però, se lui continuasse a essere questo, e Lebron fosse anche soltanto la metà di quello che ha detto Schroeder l'altra sera: Schroeder ha detto che Lebron ha intenzione di giocare altri 5, 6, 7 anni e di ritirarsi a 45, e detta per chiunque altro, sembrerebbe una battuta. Detta su Lebron, è come quando cominciò a girare settimana scorsa quel video di Steph che faceva 5 su 5 a tutto campo, no? Se fosse stato chiunque altro, uno dice: vabbè, montaggio, scorrevi e via. Il fatto che l'avesse fatto Steph ha posto il dubbio, eh, ma potrebbe anche eh, cioè, Guardiamolo meglio, E è, è qui uguale, l'avessero detto per chiunque altro, ci si metteva a ridere. Dicendolo di Lebron, uno dice: ah, insomma, no? quindi. Com'è che siamo arrivati a parlare di LeBron? Non me lo ricordo. Comunque, comunque, questo. Eh, secondo me, Anthony Davis potrebbe rompersi anche mentre fa un shake con i compagni, dice capo quadro 23. Ma assolutamente. Anthony Davis ha un bagaglio, ha un repertorio di possibilità di rottura infinito. Cioè, non esiste una cosa che può fare nella vita. Gli può andare di traverso l'aria mentre respira, fuori due settimane e mezzo. Cioè, capito? Non, non, è, non è una roba che poi. Questo. Eh, e poi c'erano dei beats che quindi proviamo, proviamo a recuperare. Eh, allora, aspetta, eh. Si dovrebbe essere arrivati qui a Gabriele Orange Blue che saluto e ringrazio 100 bits. Ciao Edo, propongo un gemellaggio tra Scafati e New York all'insegna degli artigli. È tornata la fignosità difensiva nella Grande Mela e stiamo vedendo almeno quasi tutti i giovanotti. McBride, Grimes e Quickly sono fastidiosi sul perimetro, peggio del fuoco di Sant'Antonio. E questo è il motivo per il quale tutto il mondo probabilmente e le più grandi epiche narrative della storia vorrebbero un finale di carriera di Carmelo Anthony ai Knicks, ma non succederà. Perché? Perché fino a che c'è Tibodo, Carmelo Anthony non... potrebbero prenderlo, ma non giocherebbe, e a quel punto meglio che non lo prendano. No, perché farebbe la fine del grande giocatore che però è in rotta con quell'allenatore e quindi non gioca e gli rovina il finale di carriera. Meglio, meglio così, meglio che non ci vada fino a che c'è Tibodo. Eh, io ho questa sensazione che il primo anno i abbiano, il primo anno di Tibodo parlo, i Knicks abbiano preso Tibodo non ti voglio dire così perché non c'era più speranza di niente, ma insomma con pochissime aspettative. Va bene, al di là dei proclami, perché comunque è New York, ma gli abbiamo detto: Guarda, scorta, fai te, tanto questa squadra qui non sa, sa più da che parte pigliarla. Quindi vedi te, fai te, gestisci te. E lui ha tirato fuori una stagione dei miracoli. A quel punto la dirigenza o chi per loro, chi c'è dietro, ha detto fermi, 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 fermi. questa squadra è buona, allora, 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 allora ci si mette le mani, allora si comincia a investire, fournier. No? E da lì in poi è andato tutto, non per colpa di fournier, di fournier ma per il fatto che hanno cominciato a investire. E di solito in X quando investono va molto male. Per cui, piano piano hanno, gli hanno messo in mano una squadra che era sempre meno simile a quella che voleva lui. E, e ora, che mano a mano, le speranze sono tornate a essere quasi pari allo zero, hanno ricominciato a ridargli più carta bianca, più possibilità di manovra, lui sta panchinando quelli che deve, sta facendo giocare i giovani più incattiviti, e piano piano viene fuori, viene fuori delle cose interessanti. Però l'unico modo con Tibodo è questo: cioè fargli, fargli fare a lui. Capisco che no, non sia, no, perché poi è anche un personaggio interessante. Però il paragone che si è fatto più volte qui sul canale, con l'artiglio, è questo personaggio complicato che, però, di pallacanestro ne sa molto più della maggior parte dei suoi colleghi. E quindi, anche se non ha mai avuto effettivamente la grande possibilità, al, al, a differenza dell'artiglio tipo dove dell l'aveva avuta ma lì è stata la sorte che gli ha remato contro e eh, questa è stata un po' la questione poi c'era altario che se era abbonato sicuramente avrò sbagliato il posto dove piazzare l'accento della parola me ne scuso lo saluto lo ringrazio primo mese gli do anche il benvenuto e poi e poi e poi c'era ancora Gabriele Orange Blue che risaluto e ringrazio siamo nei bits L'ho detto perfetto, è stato un caso assoluto. Comunque grazie. Eh, dice Edo, siamo nel 2032. Secondo te quali saranno i giocatori che domineranno la lega calcolando talento e integrità fisica? Invece chi sarà il MIP dei prossimi 10 anni? Ossia il giocatore che crescerà di più rispetto a quello che ha fatto vedere fino ad ora e arriverà a essere tra i migliori della lega? Allora, 2032 sono 10 anni, va bene? Tra dieci anni probabilmente si potrebbe essere, considerando un po' anche i grossi punti interrogativi che ci sono in, nei confronti di tanti di, del calibro di Zion, del calibro di Owen Banyama e di tutti quelli che ancora non sono neanche entrati nell'NBA, limitandosi a quelli che abbiamo ora... Eh, eh, potrebbe essere la lega in cui i senatori a quel punto, Jason Tatum, Luca Doncic e già po potrebbero essere le facce della lega. Però, eh, sai, siamo sempre a tanti tanti punti interrogativi. Insomma, facendo una questione di età, potenziale, talento e tenuta fisica, ora come ora, mi verrebbe da ditti questi tre. Però. Grosso, grosso, grosso punto interrogativo, invece, tra quelli che secondo me potrà avere la crescita più importante. Eh, io ci metto sapete che il cuore mi ci metterebbe Sengun perché secondo me l'ho detto più volte. C'è anche un video sul canale: Sengun è la cosa più simile che c'è in NBA a Jokic mm. Ci sono delle enormi differenze oggi tra i due e probabilmente ci saranno sempre. Resteranno sempre, però è la cosa più simile. Eh, non, non, non andando su Yohic, sì, sì, su Sengun perché se no dite sempre che nomino lui. Eh, è, è complicato perché tutti quelli che stavo per dire sono tutta gente che potrebbe essere flagellata dall'arrivo di Wen all'interno della loro franchigia. E quindi sparire completamente dalle rotazioni. Per cui, considerando una franchigia dove non può andare, Wen ti dico Mobley, Evan Mobley. Perché ha dato prova di poter essere qualcosa che forse non, non c'è hm? al momento nella Lega. Un mix di giocatori tutti importanti e tutti con la sinistra abitudine di far vincere le proprie squadre. Quindi, quindi ti dico, dico Mobley. Poi c'era Enrico Gorgone che si era abbonato nel frattempo primo mese, lo saluto, lo ringrazio, eh, gli do il benvenuto, ma prima ancora che me ne ero scordato c'era Cecco Bill, decimo mese, doppia cifra, saluto, ringrazio e io, io ho lasciato Gabriele Orange Blue immotivatamente, eccolo. Eh, Cecco Bill dice ciao Grandedo, che ne pensi del club dei 50-40-90? Trovo che sia la categoria top di questo meraviglioso sport, esagerato. Ma può Fontecchio aspirare a farne parte in futuro? Penso che la sua permanente in NBA passi molto dalle percentuali, soprattutto dall'arco. Allora, eh, 50-40-90 eh, per Fontecchio è la cosa che mi dà più perplessità, paradossalmente è il 50% nel senso che per andare a chiudere al ferro o comunque all'interno dell'area non ha quel vantaggio fisico che invece aveva e ha avuto e avrebbe se ci dovesse tornare dalle nostre parti in area Fiba. Quindi su quel 50, sul 40 da 3 secondo me non ci sono troppi problemi, sul 90 i liberi tutto sommato anche considerando che comunque ne tirerebbe un numero contenuto, eh, è il 50 l'unica che mi dà un po' più perplessità sempre al netto del fatto che per ora gli è andata molto male perché nella prima partita in cui ha avuto un exploit eh, eh, gli, 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 gli devono aver detto no ma bada che eh, aveva detto a Natale ancora è presto rotto e eh, quindi ora aspettiamo che torni io avevo pronosticato a Natale per cui vediamo ora ci siamo manca un paio di settimane vediamo, vediamo che viene fuori è una, un club molto ristretto eh, molto esclusivo e difficilissimo secondo me da poter raggiungere farei così sottolineerei in maniera molto sommessa che ci potrebbe essere un giocatore che può ambire a chiuderci la carriera con, que con quella percentuale lì cioè nel senso quando uno chiude una, una stagione al 50 quando uno chiude una partita partiamo da lì al 50 40 90 si dice ha tirato bene quando chiude una stagione al 50-40-90 si dice fenomeno, è entrato nel club dei pochissimi che è riuscito a fare questo in carriera. Quando uno ci chiude una carriera, che si fa? Eh, ci arrendiamo, cioè no? Che, e c'è un giocatore che potrebbe effettivamente farlo. Questo. Ehm, poi 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 è vero c'è il momento Peltl allora facciamo Edu The Truth che nel frattempo si era abbonato e poi si è finito con l'abbonamenti facciamo il momento Peltl sì ovviamente parlavo, parlavo di Steph eh, dice Edo, The Truth Seredo eh, che saluto intanto e ringrazio quinto mese eh, che ne pensi dell'atmosfera di una partita NBA io personalmente odio quella musica a tutto volume di continuo le pubblicità quell'altro con i tamburi eccetera eccetera forse un giocatore Impazzirei tempo, due partite, sembra una discoteca più che una partita di basket. Questa era la posizione che portava avanti Dennis Rodman a suo tempo. Che se ci pensi bene, però è molto strano per Dennis Rodman perché lui, quando non era in partita, era in discoteca. Quindi, perché poi odiava il fatto che la partita? Forse perché a quel punto la subita era tutta in quel modo lì. E quindi non riusciva a capire quando è che doveva ballare e provarci con le ballerine e quando è che doveva giocare. Forse era quello il problema. Non lo so. Però era la posizione che portava avanti Rodman. Ehm. Io non l'ho mai vissuta dal vivo, e questo un po' che, che mi porta a mantenere un attimo, no? Andarci un po' coi piedi di piombo, perché quello che ti arriva tramite televisione è sempre un po' gioco forza filtrato. Non so com'è effettivamente dal vivo. Ti posso dire che a me... Quello che proprio mi dà noia dal punto di vista di atmosfera non è tanto i balletti, la musica, gli spettacolini. Perché quello non lo so, penso che ormai mi ci, mi ci so abituato. Cioè, nel senso, siccome è una roba che è sempre stata così l'NBA fin da quando io la seguo. E anzi, era il vero elemento di differenza rispetto alla pallacanestro italiana per gli occhi di un bambino quale ero io che si affacciava a vedere entrambe le realtà e che non aveva ancora l'esperienza per poter effettivamente capire quali erano le differenze sul campo giocato, di basket giocato. E, e per il bambino che ero io la differenza fondamentale era che... A Siena a vedere le partite all'epoca non c'erano neanche le Green Energy, cioè le cheerleader, non c'era niente. Per cui finiva la partita, intervallo la partita tutti al bar e finiva, e, e finiva non c'era niente, c'era appena lo speaker. E invece in NBA luci, colori, balletti, spettacoli. Quella era la differenza per me, bambino che avevo 5 anni, che cominciavo a vedere la pallacanestro. Era la differenza tra NBA e Lega Basket. Per cui da allora in poi io diciamo che ci ho fatto il callo, Cioè mi sono sono abituato e ora non mi dà noia. La cosa che mi dà un po' noia e che però sta prendendo sempre un po' più piede recentemente sono le intrusioni pubblicitarie, ma non da dire ok pubblicità, linea alla pubblicità e parte la pubblicità. No, inserite all'interno e quindi il, il, il tizio, la tizia che è collegata dallo store della franchigia e ti dice compra le ciabatte dei Miami Heat perché sono a sconto durante la... No, cioè perché... No, no, oppure quell'altro. E eh, si, compra il lecca lecca degli Orlando Magic perché c'è la fragola. Ma è blu, c'è uguale la fragola blu. Che, capito? Non, queste sono cose che queste un po' mi stanno. E siccome stanno aumentando, queste cose qui un po' mi, mi, mi turbano. Per il resto, le, le, le vedo che fanno parte de, del percorso, mettiamola così. Se potessi scegliere anche io, opterei, è l'unica cosa forse dell'NBA in cui direi prendete un po' esempio da un, un, una, un ambiente un pochino più sobrio, un pochino più... però lo accetto, cioè non è una... Ecco. Non so se si è capito che volevo dire perché era molto complicata. La mia, però questo era. C'era anche Erst 1969. Nel frattempo che si era abbonato, lo saluto, lo ringrazio. Quarto mese dice un saluto a tutti, per cui risaluto. E poi c'erano degli altri beats. Ma prima si era detto che avremmo fatto il momento Pertel. Il momento più atteso di tutte queste live. La maggior parte della gente si collega esclusivamente per il momento Pertel. Non per altro. La silhouette di oggi ah, attenzione! Perché abbiamo dei capelli. e Quando ci sono dei capelli, ora, io non ve lo vorrei dire, ma io vedendolo così, ho due, ho due nomi che mi vengono in mente. Io ho due nomi vedendoli così: che sono Alvarado e Patti Mills. Vedo che la chat sta andando molto su Patti Mills, molto su Crowder. Però guardate ragazzi che anche Alvarado è alla, alla fine di trecine di genere, sai che ci sono molti Patti Mills. Quindi provo, provo Alvarado, perché se ci sono molti Patti Mills è possibile, infatti vedi che, che sia Patti Mills. Guardia, sei piedi, molti dicono Patti Mills, a quel punto non ci sta Crowder, non ci sta... Shai è più alto di sei piedi. Secondo me, secondo me, signori, e secondo me è proprio, è proprio, è proprio Patti Mills. Però secondo me molti di voi hanno barato. E quindi noi facciamo l'altro... Come si chiamava l'altro peltl? Facciamo uno dell'altro peltl, su, dove è impossibile barare. Come si chiamava? Chatte. Chatte. Peltle Unlimited, eccolo, Peltle Unlimited. Facciamo un Peltle Unlimited. E sai, ce l'hanno dato difficile sodo eh, a, questo, a questo giro. Io vi dico che questo noi non si azzecca. Io vi dico che questo non si azzecca. Perché c'è un, ric un ricciolino. È un ricciolino, però è uno solo. Vedi, dietro. Guarda che è un ricciolino solo. Allora, secondo me non è Jamoran. Potrebbe essere Jimmy Butler. Proviamo un po' Jimmy Butler e vediamo che ci dice. No. Però ci siamo andati vicini con l'ala di 6 e 7. Damien Lee o Kawhi Leonard? Sai che... Fammelo riaprire. Allora, Gary Trent dice Andratos 00. No, the Rosan ce l'ho presente la sagoma di The Rosan. Secondo me non è. Secondo me non è. Invece, Gary Trent lo voglio provare perché quantomeno delle indicazioni, secondo me, ce le potrebbe dare, Gary Trent Jr. Vedi? Allora, è una guardia di 6 piedi e 5. Una guardia di 6 piedi e cinque. Secondo me non è shy, Secondo me non è shai. Perché mi sembra di averla vista, la sagoma, e non è shy. Però non può essere neanche de Rosan, perché è più di 6,5. Proviamo con lì. Proviamo con lì e vediamo i che viene fuori. Oh, chi l'aveva detto, signori? È proprio Damion Lee. È proprio Damion Lee. Chi l'aveva detto per primo? Sasa01 Gino il Gamer 007. Bravi, bravi ragazzi miei. Questo era difficile, eh? Questo era complicato. Questo era molto complicato. Questo era molto, Io sono sincero, questo non l'avrei azzeccato. Invece, invece eh, prima probabilmente ci sarei, ci sarei arrivato anch'io. Molto bravi, signori miei. Possiamo andare avanti. Vedi che è la prima volta che scivolo dalla seggiola con la seggiola nuova? È interessante, questa cosa. Andiamo avanti. Ehm, c'era, 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 c'era... Andrex034, che si era abbonato secondo mese, lo saluto, lo ringrazio, dice: Non ho nulla da dire, anche perché la live è già lunga di per conto suo. dico solo ti si chiama, è sempre Forza Scafati e San Antonio Spurs, che sono una, una coppiata che. Hanno più similitudini secondo me di quello che si potrebbe così pensare su due piedi come gestione un attimo chiaramente a dei livelli. No, ognuno, ognuno al suo livello, però no, soprattutto da quando è arrivato l'artiglio. questo. Quindi grazie, grazie mille. Poi c'era anche Basketman 73, quarto mese, lo saluto, lo ringrazio di cuore e Spocky Max, primo mese. Benvenuto, grazie, grazie, grazie mille. E poi c'era anche Naga 1111 Bada che, si è, che sedia di frattempo, in chat. Quindicesimo mese, saluto, ringrazio, rinnovo i complimenti e ringraziamenti per tutto il lavoro che fai, grazie mille. Non sono ancora riuscito a vedere una partita di Houston. Il centro di gravità permanente lo fanno giocare? E se no, cosa aspetta a venire a dominare le nostre latitudini? Che bellezza Nola! Non lo fanno giocare. Però uno dice, vabbè, non lo fanno giocare perché devono lanciare Sengun. Gioca 40 minuti Sengun. No, 22, 20, 21 minuti. Perché poi deve giocare Bruno Fernando. Dobbiamo fare la Small Ball con Garuba e Tariso. A me mi garbano tanto. Fernando no. Però Garuba e Tariso mi garbano tanto. Però ragazzi hai Sengun. L'unica volta in cui gli hai dato dei minuti ha fatto 20 più 20, non è che farebbe sempre 20 più 20, però visto e considerato che già ci sono diverse partite in cui purtroppo se ne tira fuori di per conto suo perché fa falli, eh, le volte in cui non ha problemi di falli lui sta in campo finché na, e invece no. Non posso neanche dire troppo male di Silas oggi perché mi sembrerebbe di infierire, quindi... Evitiamo, evitiamo, evitiamo l'argomento. Eh, però sono d'accordo, cioè, eh, Bobanone farebbe comodo a tantissime squadre, anche delle contender. Per cui, no? Facciamoci un pensiero, facciamoci un pensiero. Eh, a Flavio non garba Sengun, dice The Truth in chat. Allora, devo, devo dire una cosa su Flavio Tranquillo, va bene? Io lo adoro perché io ho cominciato a seguire la pallacanestro che le partite NBA me le facevano vedere commentandole lui e Federico Buffa. Per cui io, tutti quelli che criticano sempre per forza Flavio Tranquillo, io lo apprezzo. Va bene? c'ha dei limiti. Tra i limiti, però, ce n'è uno che mi dà noia e che è che quando si fissa in particolare con un giocatore, eh, poi quello può fare qualsiasi Cose ora mi rendo conto che io, uno ripeto, dice da che pulpito? Perché anche al quasi gaming io ho questa tendenza. È normale quando ci senti per un giocatore, per una situazione, però il quasi gaming è una cosa molto familiare che facciamo anche per divertimento. No, la telecronaca è un po' diversa. Per cui io adoro, adoro follemente il ninja alvarado e sono d'accordo con Flavio Tranquillo sul fatto che tutte le volte, quasi tutte le volte che entra in partita, il suo innesto, il suo ingresso in partita cambia la partita, cambia il ritmo della partita. Ma ieri sera è entrato e ha fatto tre falli in due azioni. Ha fatto schifo, stava male, è una partita storta. E fatto... dovevi semplicemente dire, Alvarado resta un fenomeno, uno dei miei giocatori preferiti, quasi tutte le volte in cui entra cambia la partita, ma stasera ha fatto schifo. E invece ha detto tre falli che hanno cambiato la partita. No, non hanno cambiato niente, ha fatto tre falli in due azioni, ha fatto schifo, hanno rimesso a sedere, basta, stop. Non è che i tre falli hanno cambiato, non hanno cambiato niente, sono tre falli in due azioni, eh, e di cui uno dubbio. Questo è stato, questo volevo dire a, a Flavio Franco, che proprio il resto io gli voglio un bene dell'anima e non lo sostituirei con nessuno, quindi cioè, parliamoci proprio molto chiaramente bene poi c'erano altre cose eh, tra cui c'era mamadute gonfio che si è abbonato secondo mese ma penso che tu abbia cambiato nickname perché me lo sarei ricordato un nickname del genere lo saluto lo ringrazio dice ciao ti seguo sempre su youtube recuperandomi le live grazie grazie mille proprio ieri sera discutevamo con un mio amico se i Pelicans dovessero tradare Brandon Ingram Zion con la squadra in mano e McCollum con tutto il supporto in cast come potenziale Sembra tanta roba e senza Ingram sembrano andare meglio tutti, guarda caso. Ora, tornando sempre al discorso iniziale, per cui di provocazione trattasi e non lo faranno mai, non possono farlo per tutti i motivi, però, guarda caso. I momenti in cui Pelicans sono andati meglio di squadra sono stati l'anno scorso, quando non c'era Zion, soprattutto da quando è arrivato McCollum in poi, e quest'anno, quando c'è stato Zion, ma non c'è stato Ingram. Quando hanno giocato insieme, non è che hanno fatto schifo, ma hanno reso meno rispetto a quando hanno giocato da soli. Questo è un dato di fatto. Poi sicuramente in un futuro riusciranno e troveranno, però eh, io penso che il vero motivo per cui al momento non gli passa neanche per l'anticamera del cervello è il fatto che Zion non ti dà garanzie perché per quanto magari i medici si possano sbilanciare, ma poi lo vedi giocare e dici questo non, non può stare in piedi a lungo eh, io mi auguro di sbagliarmi ovviamente però eh, no, non ti puoi permettere di rischiare di, di puntarci veramente tutta la franchigia quando hai tra le mani possibilità di fare altrimenti, perché se no, questi giocatori qui non ci fossero stati e allora niente, cioè, rimanevi in mano a Zion e speriamo stia in piedi ma visto che ce l'hai no, no, non fai il salto mortale nel vuoto nel tentativo di li provi a far giocare insieme però, ripeto, io sono convinto che secondo me, alla lunga questa sarebbe una di quelle opzioni che, mi posso sbagliare poi c'era eh, Zio Uga fra frattempo che si era abbonato, terzo mese, lo saluto, lo ringrazio, dice «Buonasera Uedo, uno, sì, i Pelicans devono decisamente tradare Ingram, capisco che vogliano tenersi una sorta di piano B, ma queste situazioni mezze e mezze non portano all'anello, Zion ingiocabile». E guarda, che cioè, è una posizione che mi rendo conto è scomoda. Io l'ho detta per primo perché sapevo che tanto sarebbe stata una posizione scomoda. E quindi... però ci avrebbe il suo perché se lo facessero e lo ripeto ancora: non lo faranno mai e fanno bene a non farlo. Però se lo facessero io un po' tiferei per i Pelicans perché. Questo secondo me sarebbe un modo coraggioso di dire prendiamo in mano il nostro destino. Certo non è che devi tradare Ingram tanto per tradare, va bene, perché siccome hai tra le mani uno che ha tanto mercato e tante richieste, te lo, te lo puoi e te lo devi eventualmente giocare bene con i giocatori più giusti, però no, per dire hai un centro che è Valanciunas che non difende niente. In attacco è, fa, però è molto ingombrante, no? E quindi quando c'è Valanciunas è difficile anche per Zion andare al ferro perché gli occupa. Con Ingram te hai le strade spianate per arrivare a chiunque. Voi immaginatevi questi Pelicans con, fo per dire, Miles Turner che non ti ingombra Zion Williamson sotto canestro perché in attacco sta perimetrale, in difesa difende 10 volte più di Valanciunas, ti dà intimidazione difensiva, non richiede troppi palloni e quando li richiede è perfetto stando fuori dall'arco per gli scarichi sui raddoppi per Zion. E eh, parliamone, ragioniamone, cioè, capito? Eh, boh ripeto se te arrivi con Brandon Ingram sul mercato e dici io ho Brandon Ingram ti si aprono quasi tutte le porte per questo dico e secondo me ci si potrebbe pensare però due sono passato da schifare Larry Nance Jr. come la peste a esserne quasi innamorato nel suo piccolo non sbaglia quasi mai una scelta e si vede molto bene che la squadra gira meglio con lui sotto canestro piuttosto che con Valanciunas perché è perimetrale è veloce è mobile eh, questo è un altro indizio che porterebbe no, sempre 3 Jonathan Isaac in G-League, ma non ce n'è traccia. M molti di voi mi hanno bacchettato, tra virgolette, perché ho detto un po' di tempo fa che secondo me per Markel Fulz era finita e molti hanno detto, ma ah, hai visto Edo? In realtà è tornato, sta giocando. Sì, sta giocando, ma che prospettive aveva? Come giocatore e che, e che giocatore può eventualmente diventare ora. Io penso più o meno la stessa cosa per Jonathan Isaac. Jonathan Isaac aveva fatto un primo anno incredibile per le ambizioni, per il potenziale, per, per il fisico. Jonathan Isaac non finisce mai da quanto è alto per il ruolo che ha. però ora ragazzi, dopo tutta questa pausa, ma è già grassa se torna a essere un giocatore. Boh, io ho perso un po' le speranze, ti dico, ti dico la verità, e mi dispiace, mi dispiace tanto. Sapete quello che penso di Jonathan Isaac, quindi no, questo. Poi c'era H. Gabri che si era abbonato, anche Willy è meglio di Valanciunas, ma tanto non lo fanno giocare, questo lo sappiamo, sbagliando. Eh, dice H. Gabri, quindicesimo mese, lo saluto, lo ringrazio. Shido, cioè, che ne pensi di Nick Nurse? Secondo me è il coach più sottovalutato della Lega, è ancora giovane, ha già vinto ed è uno tra i migliori a preparare le partite contro le singole stelle, contro Don Ciccio qualche settimana fa. Ci togliamo subito Peltl, ce lo, ce lo siamo già tolto. Eh, abbiamo fatto anche un doppio Peltl stavolta, per cui no, non mi potete dire nulla. Eh, io sono un ammiratore e un estimatore di Nick Nurse. Anche se fosse esclusivamente per il fatto di essere riuscito a mettere in piedi un progetto nuovo, interessante, partendo dalle rovine della civiltà Kawhi Leonard. Cioè, quando è caduta la civiltà Kawhi Leonard, va bene, che portava con sé ai grandi fasti, agli albori, gente come eh, Mark Gasol, i Baha, i Lauri e tutti quell'altri, lui è riuscito a tirare fuori un'idea di fallacanestro che tuttora è presa a esempio, cioè per giocare in quel modo, quando una squadra gioca in quel modo lì a quelle, si dice come i Toronto Raptors, quindi basterebbe solo questo. E io credo, vi do questa piccola sensazione che ho ormai da un po' di tempo vedendo come si stanno muovendo le cose, che i Raptors... Possano essere una delle squadre più attive in assoluto nella, nelle vicinanze della Trade Deadline di febbraio. Eh, C'è un giocatore che, secondo me, potrebbe dargli grossi margini di manovra che è Van Vliet. Vediamo, ne riparliamo. Anche perché Van Vliet rispetto al novero di tutte ale, tutti alti, uguale, tutti che giocano 5 posizioni o quattro. È, è l'unico che non c'entra niente. Quindi, alle volte, per completare anche un, un filone, un'ideologia di pensiero, secondo me, vediamo, vediamo. Però sono d'accordo. Nick Nerz è uno di quelli da, secondo me, di cui si parla sempre colpevolmente troppo poco. Poi c'era anche Sipi che si era abbonato, nono mese, lo saluto, lo ringrazio, completata la gravidanza, dice... Buonasera, finalmente riesco di nuovo a beccare la live, spero di non essere uscito al torneo dei sub, per un po' mi sono chiesto a chi assomiglia Mazzulla e sono giunto alla conclusione che assomiglia a un zuricato, che ne pensi? Allora... Ma in effetti ti dirò: il suricato è quell'animalino che sta sempre in piedi su duzzampe. Eh, lo so perché eh, ogni tanto ci si mette anche mimi e gli si dice che sembra un suricato. Vedi, il suricato è questo: questo è il suricato. In realtà, ti dico la verità: ora a parte tutto, anche a me Mazzulla mi ma assomiglia uno che non riesco a farmi venire in mente chi possa essere. È un po' che ci penso, perché sapete questa cosa delle rassomiglianze. Mh, per certi aspetti secondo me c'ha una somiglianza e forse questo il giocatore o comunque quello che mi viene in mente a me con Nate Green, per chi se lo ricorda, eh, che penso sia anche un attore o un modello, perché questi di sotto, però Nate Green ai tempi dell'Italia era eh, secondo me... Mazzulla è un po' più scuro, ma secondo me per il resto. Eh, però c'è qualcuno a cui mi assomiglia anche a me. Mazzulla, non lo so. Eh, il sorricato è Timon del Re Leone. Esatto, sì, è proprio, proprio quel, quell'animalino lì. Eh, C'ha una rassomiglianza a Mazzulla eh, Prima o dopo la, la tireremo fuori E eh, a quel punto sapete, beh, Magari può capitare anche durante una live Che a un certo punto quando non c'entra niente fa, Vedi a chi mi assomigliava eh, Però per ora poi c'era anche Papigno97 che si era abbonato sedicesimo mese, lo saluto, lo ringrazio di cuore, mi sembra, mi sembra, mi sembra che non ci siano domande allegate, quindi andiamo avanti e recuperiamo dei bits che ora cominciano a essere belli lontani. Eh, e c'era Raffaele, mi sembra, sì, Raffaele 150 bits, lo saluto, lo ringrazio di cuore, dice, ciao vedo. hai letto di Iverson che ha parlato del suo amore per Draymond? Green e che lo avrebbe voluto come compagno di squadra? Se tu potessi mettere nell'attuale NBA il giovane Iverson, dove lo vorresti vedere? A fila con Embiid, ai Lakers con LeBron, ai Bucks con Giannis? Insomma, con quale superstar sarebbe stato complementare a livello tattico ma soprattutto a livello caratteriale? Io lo immagino a Denver con Jokic, coppia di Matti più totale si potrebbe solo amare. Sai che mentre ti leggevo Jokic era quello che era venuto in mente a me? Perché Iverson ha giocato con tante tipologie diverse di giocatori. Eh, però all'epoca eh, cercavi un giocatore come Iverson di metterlo insieme a dei lunghi che avessero le caratteristiche di mutombo, mm. quindi lunghi intimidatori difensivi, che volessero pochi palloni in attacco perché si pensava che tanto i palloni in attacco lo giocava solo Iverson, e non è mai stato messo insieme a giocatori. Tipo Jokic, anche perché non c'erano, cioè la cosa che gli andava più vicino forse era Sabonis, però eh, erano, comunque, erano comunque diverse. Eh, non t'ha preso la domanda, Papigno? Allora riscrivimela, riscrivimela che così la, la inseriamo, la inseriamo, la inseriamo subito. Rimettila, rimettila quando vuoi. Per cui sì, sì, mi, mi garberebbe anche a me vederlo a Denver o comunque con Jokic. Immaginati la possibilità che ha eh, che aveva Allen Iverson di crearsi un tiro da solo, le attenzioni difensive che attirava e quanti spazi poteva aprire per le reazioni di Nikola Iohic. Iohic, Iverson e tre a caso, secondo me, avrebbero vinto. Almeno un paio d'anelli, poi in base a chi sono i tre a caso valutiamo quanti eventualmente altri, però, però sì, però sì, assolutamente. Eh, con Draymond Green, secondo me, si sarebbero presi a stiaffi in viso al secondo allenamento, Mi, mh, capisco che si, si stimino reciprocamente e che abbiano interesse nello sperimentale come poteva essere giocare l'uno insieme a quell'altro, ma non potevano reggere, secondo me, non potevano proprio avere nessun tipo di, di possibilità. Questo, questo, questo. Eh, poi poi ah, c'era Papigno, aspetta, che c'era Papigno, e proviamo, proviamo a reinserirlo. Eccolo qua che si era abbonato prima lo saluto e lo ri ringrazio. Dice: Cioè vedo in questo momento sono focalizzato sul mondiale di calcio e non ho domande da farti inerenti NBA, ma sto al passo tramite le tue live. Grazie, grazie mille. Inoltre c'è una domanda interessante che hai risposto a Metà e che ha chiesto di farti a un orario decente, sperando sia un orario decente. Te la ripropongo nel calcio. Si dice che chi vince è più forte, punto anche giocando male. C'è invece chi dice che è più forte chi gioca bene. Se poi gli altri vincono, è perché hanno avuto fortuna. Nel basket esiste allora. Noi avevamo parlato di questa, di questa cosa qui, io penso. Eh, e poi ripeto, al di là de dell'orario, ma eh, secondo me andrebbe approfondita proprio bene con degli esempi e magari ci faremo un video su questa cosa perché è molto interessante. Io penso che eh, troppo spesso si dia. Si, si dia poca importanza, mettiamo così, a quello che alle volte viene detto quando si dice il campo poi alla, fi alla fine no, dirà la sua, perché anche quando ci sono stati le super squadre de delle super stelle tipo gli Warriors con KD, no, è, è sul campo hanno dovuto lottarsela l'anello che hanno vinto, cioè non è stato, non è che gliel'hanno consegnato esclusivamente perché aveva, erano la super squadra con KD aggiunto e che quindi dovevano essere. Per cui in un certo senso lo sport, la pallacanestro, eh, miete, miete vendetta, cioè nel senso fa da livella, come diceva Sotò in questo caso, eh, se una squadra ha vinto ha avuto per forza dei meriti. Il, lo snodo cruciale della questione secondo me sta proprio nella soggettività della bellezza del gioco perché c'è chi magari gli può piacere la palla canestro fatta di letture come quella dell'ultimo anno degli San Antonio Spurs, l'ultimo anno vinto c'è chi gli può piacere la palla canestro dei super giocatori le cui qualità vengono sublimate da un contorno di supporting cast realizzato proprio ad opera d'arte tipo i Miami Heat nell'anno con Ray Allen i Miami Heat di LeBron nell'anno con Ray Allen e quella gente lì c'è chi gli può piacere una palla canestro per certi versi, più rivoluzionaria dal run and gun tipo gli, gli Warriors del primo Steph, C'è chi gli può piacere, cioè è la soggettività del giocare bene, essere una squadra bella da vedere. Che secondo me fa la differenza. In questo senso, io sono molto convinto che alla fine chi vince, vince per meriti. Ci può essere il caso in cui l'anno in cui si fanno male diverse superstelle e quindi un cammino verso l'anello è più facile rispetto a altri anni, ma non te lo regalano mai. Quindi secondo me il basket sempre alla fine pone dei limiti e chi vince vince con merito. Sul fatto del, del bel gioco è proprio il fatto che è soggettivo, che... Boh, non lo so. Run and gun è un termine videoludico. Eh, no, io il run and gun nella mia mente si collega automaticamente al baffo d'Antoni. Non ho appigli dal punto di vista videoludico per poter fare, capito? Quindi è questo, secondo me, che, che fa, che fa la, vera, la vera differenza. Penso che ci siano tanti casi in cui magari io ti posso fare degli esempi di squadre che secondo me hanno vinto giocando un bel basket e magari per altri no. Eh, così come ci sono delle squadre che secondo me hanno vinto giocando una pallacanestro non degna eh, di una vittoria dell'anello e però invece per altri era una signora pallacanestro. A volte sembra un esercizio retorico, no? un, un, un esercizio di stile, ma non è così. La palla è sfaccettatissima, è variegatissima e non ci si trova quasi mai d'accordo su cosa effettivamente è bello nel mondo del basket, a parte di Jane Benga, che quello è unanimemente riconosciuto bello da tutti. Dio, no? Questo. E, mh, poi c'erano altre cose. Che quindi speriamo speriamo di recuperare nell'ordine. Eh, c'era, 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 Dennis Rodman 777 che si è abbonato. Quinto mese, lo saluto, lo ringrazio. Recentemente dice: Green ha affermato che gli Warriors, gli scritto maiuscolo. Eh, giocano come eh, se gli Warriors giocano come Sanno, nessuno può batterli. Io credo e eh, eh, io e eh, credo anche, vedi, non so più leggere che ore sono un 1.42 e, e ormai è matematica, dopo l'ora 30 io non so più leggere. Probabilmente già dopo l'ora non so più scrivere, ma quello non lo possiamo testare, non abbiamo esperienza del fatto perché non mi viene richiesto di scrivere in queste live. E dopo un'ora e mezzo non so più leggere, dopo due ore comincio a non saper più parlare, dopo tre mi rovescio all'indietro e fa le capriole. E comunque io e credo anche te concordiamo, ma ti chiedo secondo te quale può essere il loro stimolo a dimostrarlo anche questa stagione? Vedo i Celtics e altri. Altri più motivati. Al momento sì. E è per questo che secondo me l'episodio di Draymond Green a inizio anno poteva essere la miccia, e però forse sono stati fin troppo bravi a saperla gestire, e alla fine non è che abbia portato chissà quale stimolo in più lì per lì ha creato scalpore ma ora se ne parla praticamente più della scazzottata poi era solo un, un, un cazzo. Non, so, non sto dicendo che ha fatto bene se torniamo nelle polemiche però per dire no quello poteva essere uno stimolo secondo me l'altro grande stimolo potrebbe e eventualmente arrivare dopo la deadline se si dovessero venire a creare delle formazioni specificatamente anti warriors quello potrebbe riaccendere un po' la voglia di dire non ce la farete nonostante questo, nonostante come avete gestito il mercato. Però io sono d'accordo con Draymond Green. Quest'anno gli Warriors eh, possono vincere o perdere in maniera più o meno volontaria, ma si parte da lì. È un po' come il discorso del Don Cic MVP che si faceva un po' di tempo fa. Cioè gli Warriors possono anche perdere. Don Cic può anche non vincere l'MVP. Però devono decidere in un certo senso loro, più o meno consa consapevolmente, più o meno scientemente, di non vincere. E può capitare anche per fattori esterni, ma da lì si passa. E poi ci sono tutti gli altri che ora sembrano avere, per esempio, sui Celtics, tranquillamente una marcia in più. Io sono estremamente convinto che se oggi si rigiocasse oggi la finale Celtics-Warriors con le squadre attuali giocata oggi, non ti dico che finirebbe 4-0 Celtics, ma probabilmente 4-1 sì. Tante cose devono succedere. Dice poi Simo Gio, niente, era abbonato sesto mese. Lo saluto, lo ringrazio. Cioè io non riesco a seguirti quasi mai in live, ma recupero sempre su YouTube. Grazie. Grazie davvero. Sei il mio content creator preferito. Grazie. Gra grazie anche per avermi dato del content creator. Sai quando è l'unica volta in cui normalmente mi viene attribuito del content no non è vero, è tante volte, però l'ultima volta in cui mi è stato attribuito, mi è stato attribuito da Camilla. Che mi ha detto? Ma che razza di content creator sei te che non ti mandano i vestiti in prova, che non ti mandano i trucchini, che non ti mandano la roba alle aziende? Da... Perché quelli che guarda lei eh, gli mandano questo. E eh, a me non mi mandano niente. Eh, quindi eh, essere associato a content creator, ma in, in versione positiva eh, mi riempie di. Grazie, grazie, grazie. E poi c'era, e poi c'era Pel di carota dei Walker che aveva regalato no uno, no due, no tre, ma uno stonfo di abbonamenti... 5 abbonamenti... Grazie, 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 grazie grazie mille di cuore. 5 abbonamenti regalati. Eh, mi sto attrezzando per... Quando a volte è capitato, raramente, giustamente, ma a volte è capitato 10 abbonamenti, mi sto attrezzando per quando un giorno dovesse ricapitare, per far succedere delle cose, ma è presto. Eh, volevo dire a questi che hanno fatto questa seggiola che è tanto bello questo coso che ci sta magneticamente, vedi? Però poi se ti appoggi un po' in, casca. Volevo dire questa cosa, ma non mi lamento perché ci sto bene in questa seggiola. Devo dire che rispetto alle precedenti ci si sta bene. Devo rimostrare gli occhiali, sì, li ho già mostrati, ma li rimostro, sono qui. Te li mostro velocemente, sperando che la fotocamera metta a fo... A fo ma ti rendi conto che mi metta a fo alla faccia mia tramite gli occhiali? Oh, questi sono gli occhiali, vedi? Gli ultimi con i quali ho giocato. Poi c'erano anche i primi, ma quelli reggano proprio l'anima con i denti, quindi... La sedia è perfetta, dice Marco Marzi, perché non vuole avere altre sedie che girano per casa. E ha ragione, questa è l'ultima sedia. Dopo questa ci si rizza e si va via. Questo è il fatto. Ehm, dicevi così per tutte le sedie. Sette gianni, non dici mettere anche te che già ci pensa Lady. Se me la izzi poi è un macello, capito? Voi dovete stare dalla parte mia perché sennò qui la cosa è, è, è impari. Eh, questo è. Ehm, poi, poi, poi. Dove si era arrivati? C'erano, c'erano, c'erano dei beats. Aspetta, eh, allora c'erano dei bits, spero di andare sempre con ordine. Raffa Monster 28, 100 bits, lo saluto, lo ringrazio. Ciao, Edo, come va. Maledetta notifica di Twitch che arriva solo ora E eh, non so quando era l'ora, perché qui soltanto romantico vagabondo ha l'onniveggenza di poter predire quando è che leggeremo il suo messaggio. Quindi non so a che ora l'hai messo, però, però eh, mi, mi scuso per il ritardo e sicuramente si sarà accumulato. Volevo fare una riflessione con te e chat sulla visione del panorama mondiale nei confronti dei migliori sportivi della storia. I vari migliori degli altri sport come Maradona, Schumacher, Valentino Rossi, Federer, Mohamed Ali, eccetera, e di come nel basket si dica subito MJ. Questo può derivare dal fatto che è lui il GOT agli occhi del mondo. Allora, eh, se ho capito bene perché dopo un'ora e 48, mh, non è detto che abbia capito bene la domanda. La domanda è questa, cioè... Gli altri quelli che non fanno parte di questa live, va bene, che quindi non seguono la pallacanestro, o magari gente che non segue a prescindere da questa live, eh, se gli parli di un giocatore di pallacanestro, nominami chi è, se non sei il giocatore di pallacanestro più forte, ti dicono per la maggior parte Michael Jordan, così come se chiedessero a me, dimmi chi è il pilota più forte di Formula 1, ti direi Schumacher, perché è più o meno l'unico che conosco, cioè, no? Indicativamente, no? così come di. di Moto, ti direi Valentino Rossi perché è il primo che mi viene in mente, ma è anche uno dei pochi che conosco e, e magari anche loro è uno dei pochi. Michael Jordan, se poi invece gli chiedi recente o comunque che gioca ancora, ti diranno Lebron. Sicuramente, mm. questo secondo me eh, dipende dal fatto che in, in questi giocatori qui. Sia di pallacanestro che degli altri sport, si è travalicato per certi aspetti il senso stesso dell'essere giocatore. Sono diventati un po', per motivazioni anche terze alle volte, anche di contesto del momento storico in cui sono arrivati, di quello che hanno fatto, delle icone anche di stile, cioè rappresentative. Sono diventati gli sponsor, tra virgolette, i loghi stessi della propria disciplina. E... Quanti di voi, se gli chiedono chi nominami un golfista, rispondono Tiger Woods? Tanti. Se poi, però, la domanda successiva fosse dimmene un altro, io già sarei in difficoltà capito cioè nel senso poi se mi metto lì a pensarci dieci minuti è capace che un altro mi viene in mente ma lì per lì eppure so convinto che se si riunissero a un tavolo i più grandi esperti di golf della storia mondiale sicuramente avrebbero da discuterne su chi è il più forte di tutti i tempi probabilmente tiger woods sarebbe all'interno del della lista credo ma sto andando a caso non lo so però no Sicuramente ce ne saranno stati altri che hanno fatto tante cose belle, tanto quanto o quasi quanto Tiger Woods. Per cui penso che in questo caso qui è perché si va anche al di fuori del... cioè quando il giocatore esce, riesce a uscire dal proprio sport e di quel giocatore lì per tanti motivi se ne parla anche al di fuori, automaticamente acquisisce lo status di migliore. Tutti i tempi, perché lo conosce anche chi non si intende di quello sport lì, però poi, all'atto pratico, c'è sempre, sempre discussioni insomma al, al riguardo. Penso che sia un po' questo. Eh, per esempio, banalmente si parlava nella live scorsa di Fugilato, no? Io credo che al di là di tutto, il momento in cui Tyson è uscito dal suo stesso sport e è diventato, in quel caso, suo malgrado, icona, è stato proprio nel, nel, nel match con Holyfield, quando gli staccò l'orecchio. E a quel punto lì, però, tanti hanno inserito all'interno de dei nominativi ai quali riuscivano a associare uno sport Mike Tyson. E quindi io sono convinto che se vai da tanti a chiedergli chi è stato il pugile più forte degli anni, diciamo, 90 in poi, perché prima c'era Mohamed Alitti, dicono Mike Tyson. Non lo so, poi, se effettivamente è stato così o meno, però... Se hai capito quello che stavo dicendo, io lo spero, ma non sono mia sicuro. Perché ormai dico, dico cose a una certa ora che non sono più in grado neanche di... Eh? Poi, poi, poi. Sempre nei beats abbiamo raffamonster Monster 28 che saluto e ringrazio, 100 beats. Ed una riflessione che avevi accennato in un'altra live e poi non hai riuscito a spiegare bene. Non so se ti ricordi sul fatto di come nel calcio, nella storia del basket, ci siano squadre che giocano male e hanno poi vinto. Eh, se sì, quale ti ricorda meglio? E eh, sei più per il bel gioco ma non vinci o il brutto gioco ma con l'anello come sempre continuo così allora se ne è già parlato ma sfrutto la parte finale della domanda perché se no è molto interessante ehm, io, io come io va bene non vorrei mai prescindere dal bel gioco cioè ti dico la verità ehm, anche, potrebbe sembrare anche una posizione ipocrita questa, perché uno dice vabbè sì, però ti voglio vedere se alla fine l'Italia, fo per dire che è una squadra per cui riconosciutamente io, no, eh, tifo, eh, giocasse male, ma vincesse i mondiali il prossimo anno, ti voglio vedere a non essere contento perché ha giocato male. Sono d'accordo, sono d'accordo. Però è anche una forma, secondo me, opportunistica in questo senso. Siccome vincere vince una, e tutti quegli altri, Nisba e invece giocare bene possono giocare bene tutti, io, intanto punto a giocare bene. Va bene? Perché, comunque, quando hai giocato bene, hai giocato un bel basket, esci bene dalla partita. Poi se sei riuscito anche a vincere, è chiaro che sei più contento. Non siamo qui a raccontarsi le storie, però intanto hai giocato bene, cioè puoi andare orgoglioso del fatto che hai giocato, che hai messo in piedi un bel basket. Bisogna vedere poi quanto è reiterato nel tempo. Beh, per esempio, la nostra nazionale, secondo me, non ha mai giocato un bellissimo basket, però ha sempre dato tutto in campo. E noi per tanti anni ci siamo beati di questo. E siamo stati contenti dell'aver visto una squadra che ha dato tutto. Ora ci siamo anche un po' rotti. No? Nel senso, che si vorrebbe una squadra che magari dà anche il 90% invece del 100, ma vince qualche cosa. Per cui dipende anche quanto viene reiterata, secondo me, la cosa. Se si tratta di un singolo campionato, preferisco giocare bene, mettere in piedi un bel basket, divertire, divertirmi e magari non vincere. Però poi prima o dopo vorrei anche vincere qualche cosa. Mette qualche cosa lì, capito? Eh, per, cui, per cui questo. Col bel gioco è più probabile vincere? Mh, vorrei dirti così, se ci fosse una giustizia sarebbe questa. Però, però non è detto che sia, che sia, che sia così tra l'altro vedo che sto leggendo un sacco di, domandi, di, di mh, commenti di Edu The Truth, ma non è che faccio le preferenze è che secondo me Edu The Truth è riuscito a sviluppare questa capacità di capire il momento esatto in cui inserire il commento affinché a me mi ci caschi l'occhio, cioè del tipo che ce l'ha pronto, quando vede che giro l'occhio e quindi mi arriva e e, se no non c'è spiegazione, perché mi casca sempre l'occhio lì, e non c'ha né, né cose, né, né, né simbolini, né cose che mi possano attirare la... secondo me ha sviluppato questa sorta di empatia dal punto di vista della tempistica mi scuso con tutti quell'altro poi c'erano c'erano, c'erano, c'erano c'erano dei, è il nome probabilmente in fase inconscia io tendo a dare sono d'accordo, sono d'accordo, c'erano delle altri bits. Eh, Rivaldo De Destro, 100 bits. E vedi una discreta immagine del profilo in questo caso, per esempio. Saluto e ringrazio 100 bits. Buonasera, Edo. Ma bada che t'ha marrata gli occhiali. Qualche considerazione: vedi che già da lì si vedeva che veniva fuori un po' il mio animo, no? Qualche considerazione. Uno I NETS stanno tornando. Zitti, zitti. Se Cari non impazzisce di nuovo, sono una contender fino alla fine. Se Kyrie non impazzisce di nuovo, secondo me sono una squadra che ti dà tanta noia ai playoff quanta gliene pare proprio fino a gara 7. Ma se nella deadline non si muoverà niente, come secondo me a Bruin non si muoverà niente, la vedo difficile che possano effettivamente essere una, una contender eh, fino alla fine. Perché proprio ci sono delle cose che strutturalmente mancano a quella squadra e è uno dei casi in cui non posso neanche dare troppe colpe però allo staff e a chi ha creato quella squadra perché diciamo che in tutta l'estate sono stati più che altro impegnati a tenerla in piedi insieme, perché a un certo punto se ne sta si sta stava crollando su se stessa, quindi già il fatto che non sia implosa e siano riusciti a tenerla in piedi è un successo non gli si poteva chiedere anche che riuscissero a puntellare le lacune tecniche che c'erano, quindi... Due, gli Ox sono in una situazione abbastanza delicata secondo me, con tre che litiga e, risulta e, e risultati altalenanti rischiano già di far fallire il progetto con Dejounte Murray. Eh, L'infortunio che ha patito recentemente Dejonne Murray secondo me potrebbe dargli un qualche tipo di... Respiro di, di sollievo mh? perché ora ci saranno un paio di settimane in cui Trey Young ha la possibilità di riprendersi in mano la situazione e serve perché. Tra Young in questo momento è in rotta con l'allenatore, in rotta con i compagni, è in rotta con la società, qui è con la franchigia, e vedi dico società perché so che la Lega Basket, dicono che non sia così, ma è secondo me abbastanza evidente. Prima i dubbi su Collins, poi la discussione con l'allenatore, poi il rendimento in generale di Trey Young di quest'anno che non è a livello delle passate stagioni. Secondo me è abbastanza evidente. Ha, ha bisogno lui per primo di tirare fuori dei quarantelli mh? O, o un cinquantello per capirsi, e poi da lì si può cominciare a ricostruire. A questo punto, liberandosi di Hollins perché ormai eh, mi sembra l'ora. A questo punto, per come si sono evoluti i rapporti, e magari riprovare a reinserire DeJounte Murray perché in realtà i due, secondo me, dal punto di vista tecnico, vanno anche abbastanza d'accordo. Ora, le problematiche sono state altre. Non escludo che si arrivi anche a un cambio in panchina a questo punto, prima di mettere mano eventualmente a Trae Young, che ha tutti i limiti del caso e sul quale ci sono tanti dubbi sulla possibilità effettivamente di costruire un progetto che vinca qualche cosa, però resta Trae Young e quindi è più facile, più immediato, ti dà più risultati nel breve periodo eventualmente cambiare allenatore con tutto che non se lo meriterebbe. 3, ma Dyson Daniels. Al di là di quanto l'ha esaltato tranquillo, pare veramente buono. È un altro di quelli che verrà fagocitato dal rientro di Ingram. Ragazzi, Ingram sono 35, 38, 40 minuti che devi trovare. Dove li trovi? Li togli a Marfi. Gli toglie a Jones, che però anche lui dovrà rientrare, quindi in teoria sarebbero da aggiungersi i suoi e poi li toglie a Daniels, li toglie a questa gente qui, li toglie a Alvarado e non li poi toglie più di tanti a Zion e McCollum. E è un peccato, anche per Dyson Daniels, perché non è un fenomeno, però in effetti gioca con un livello di equilibrio per sé e per i compagni che... Ricorda tanto l'Herb Jones da Ruhi dell'anno scorso, siccome non può essere un caso due volte a fila peschi un giocatore del genere nelle retrovie, vuol dire che di basket se ne intendano. È per questo che la fiammella della possibilità della trade di Brandon Ingram in lontananza, secondo me, rimane accesa. È molto lontana, si è un puntino lontano, però rimane accesa. Tutta questa gente potrebbe avere un sacco di spazio e, 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 e potresti, cioè, ci sarebbe tanto margine di manovra, capito? Se io fossi un general manager, io vorrei proprio questa situazione qui perché c'hai delle possibilità di tirare fuori delle cose allucinanti veramente, rischiando, eh? Rischiando tantissimo il posto, proprio rischiando perché per troppi motivi, però. Questo eh, poi, 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 poi. Eh, dell'altri beats, dell'altri beats, dell'altri beats, ragazzi siamo a due ore e un minuto e siamo arrivati forse all'ultimo beats e poi si comincia con i messaggi riscattati. Io, io non lo so. Comunque dice Fancia 9, 100 beats, lo saluto, lo ringrazio prima di... Ciao Edo, come va? Sono un po'... Ora che ho visto quanti sono i messaggi riscattati, l'ho un po' accusato, però... Eh, ci sono... Riflessione... Secondo me Ingram dovrebbe andare via dai Pelicans... Perché non riuscirà mai a sbocciare House of Zion... Sarà sempre oscurato e mai una vera stella... Che ne pensi? E eh, c'è anche questo discorso... Cioè... Eh, c'è anche il, il fatto di dire... Se Zion resta in piedi e resta sano è possibile non solo che si diano noi a vicenda ma che anche Ingram stesso ne venga in qualche modo oscurato perché Zion è un qualche cosa che onestamente con tutti i limiti che ha ma non ha uguali nella Lega con tutti i limiti che ha. E, e quindi tornerebbe forse anche comodo al gioco? Cioè, capito? Non mi ci fate credere. Secondo me è una cosa molto logica, ma l'ho tirata come provocazione a inizio live. E però, poi più che se ne parla, è più che. Capito? Quindi non, non, me ne fa, non mi ci fate pensare troppo. Andiamo avanti. Due, possibile che Doncic non voglia un secondo violino e allora non converrebbe trovare un'ala che sia veramente forte in difesa e che sia un ottimo tiratore, così da aiutare Doncic ma senza rubargli la palla, in attesa che cresca nel suo gioco sperando diventi meno possessivo. Questa è un'altra cosa che noi da esterni non siamo in grado di valutare. Che se ne sa di quelli che sono i diktat imposti dallo stesso Luka Doncic, un'ala che risponde alle tue caratteristiche, sarebbe Jaren Jackson Jr., per esempio. La, se la domanda fosse ce lo vedi bene, Jaren Jackson Jr. con Doncic ti direi assolutamente sì. Però anche lì non ci puoi arrivare senza dargli niente in cambio. Quindi bisognerebbe fare un investimento più mirato, più oculato. Eh... Il paragone che si fa spesso no, col primo Jordan è eh, che Jordan a un certo punto cominciò effettivamente a fidarsi dei compagni e da lì in poi fu tutto più facile. Doncic fino ad ora non l'ha dimostrato fino in fondo, però per come si è mossa la squadra e la franchigia non so se non l'ha dimostrato per volontà sua o per mancanza di alternative. Perché poi siamo sempre lì. È abbastanza facile fidarsi di Scottie Pippen. È un po' meno facile fidarsi di Jude Bushler eh? ai tempi dei tempi. Quindi è sempre un po' una situazione altalenante, no? Bisogna sempre anche capire chi c'ha intorno. Con Capo Quadro non mi fiderei tanto neanche io, tanto per dire, nonostante ultimamente stia tirando fuori delle partite interessanti. Per cui... Tanto secondo me di Luca Doncic ce lo dirà, questa trade deadline, questi playoff e la prossima estate. Perché ora veramente Dallas è pronta per andare all-in nel senso di creare una contender. Se non ce la dovesse effettivamente fare, io mi cerei a pormi delle domande anche su quello che vuole effettivamente Doncic. Perché ora i presupposti ci sono tutti. Fino ad ora si poteva trovare delle scuse, si poteva girarci un po' intorno, c'era un po' il sospetto, ma ora è il momento. Per cui vediamo febbraio, vediamo i playoff, vediamo l'estate. Secondo me, a ottobre noi l'idea su Doncic sarà un pochino più chiara. Poi. Questo. Eh, Lig Pass NBA, poi nel frattempo si era abbonato, ventunesimo mese. Lo saluto, lo ringrazio. Dice: Ciao, Edo, continua così. Grazie, grazie mille. E quindi, dopo due ore e cinque minuti, dice: Si va a letto? No, si comincia con i messaggi riscattati perché tipo. Tre giorni fa Devin Bucher aveva detto: Oiedo, a Phoenix siamo in caduta libera. Ma non mi preoccupo perché è normale per tutti tentennare in regular season a volte. Tuttavia abbiamo un serio problema a lunghi. Ci manca un quattro che abbia una minima idea di cosa sia la palla canestro, Altrimenti, di strane faremo fuoco anche ai playoff. Continuo a pensare sia stato un errore dire addio a McGee. Biombo non la può tenere in mano e Landa, il penso sia a mani basse il lungo più scarso della lega. Le sorti del nostro cammino playoff passeranno dalla trade. Di Crowder Sono abbastanza d'accordo Soprattutto su quest'ultima parte Però attenzione Perché tra l'altro eh, Più o meno correlata Alla trade di Crowder Ci potrebbe anche essere Pare un interesse di Phoenix Per Collins Che sembrerebbe proprio Si parlava prima di Atlanta, Atlanta Secondo me Il giocatore tagliato su misura Per fare il 4 accanto a DeAndre Ayton Rimarrà comunque ragazzi l'asse offensivo di questa squadra è Chris Paul, e Aiton però secondo me va bene così poi servono i due giocatori che completino al meglio la situazione Bridges lo è il 4 manca comunque io questo lo devo dire Tutte le volte che vedo giocare Phoenix mi stupisco di come mai di Andre Ayton non venga considerato tra i top del suo ruolo. La consistenza non è delle migliori, la continuità neanche, in difesa può migliorare tanto, ma voi nominatemi un altro lungo con quelle mani, quel fisico e quell'età che non sia Jokic. Non c'è Onestamente non c'è. Per cui no? Eh, sì, sì, sì. C'è tanto da migliorare, c'è tanto da crescere. Però io lo vorrei sempre. Poi ci perderei capo perché so convinto che quando gli provi a insegnare due o tre manovre difensive ti rendi conto che proprio non c'è versi. Però eh, ragazzi, come fai a non rimanere un attimo? Embid? Eh, ma embid ragazzi. C'è un po' di differenza di età di Embid, di Andre Ayton e anche di tenuta fisica, con tutto il rispetto, di Embid. Quindi, eh, il bicchierone, ci siamo, forse con l'età, eh, ma la mano è un po' molto diversa. A me, io, Eiton è sempre stato uno di quelli che mi garba. Poi mi farebbe per di capo, ne sono convinto, però non lo so. Ehm, per Voigi la dormita di Edo sul letto rischia di essere tradata sul divano. Più scelte, dice Morel 17. È molto probabile, visto, visto l'orario al quale stiamo addivenendo. Dice Adinolfo: Messaggi riscattati. Eh, questo messaggio sarà letto alla stessa ora delle partite a ovest. Non ci siamo troppo lontani perché come vedete sono le 20.35. Eh, sono per ricordare la pagina Instagram ufficiale, l'imperdibile fan page del canale. Niente domande, buona colazione a tutti. Eh? Tra l'altro io sono in grossa difficoltà perché eh, no, non so che biscotti comprare, perché i biscotti che pigliavo io non si trovano più e quindi eh, non so che... Però, non, questo, non, non possiamo metterci perché, se tanto tanto Camilla se ne a Mosca che dopo due ore e dieci, siamo qui a parlare di biscotti. Ci stacca la corrente per cui, per cui andiamo avanti, ehm, dove si era arrivata. Le gocciole. Le gocciole, io mi garbava una volta, le facevano proprio non ho più trovate, le gocciole, mini dice: Ma che cambia niente, però mi carbava esteticamente erano belline. Quindi le, le gocciole, perché essendo molto grande come biscotto, ne puoi mangiare pochi e mi danno poca soddisfazione. Questo è il problema delle gocciole per quello che mi riguarda, capito? Comunque, Dottor Cake, una domanda un po' off topic. Oltre a Jordan Kilganon che inseristi nel video sui migliori schiacciatori, segui il mondo del pro dunking e ti consiglio di andare a vedere Isaiah Rivera, fa davvero cose inumane. No, allora lui non lo conosco, in generale non seguo tantissimo il mondo de del pro dunking eh, dunking. Ce n'era però uno che avevo trovato e che mi ero salvato perché Avevo visto delle cose allucinanti, eh, ora, però, il problema sarà ritrovarlo. Ora scorro un po'. Se lo trovo in tempi decenti, ve lo dico, se no, eh... ah, intanto non so se seguite lui. Se non seguite lui, seguitelo perché è uno spettacolo delle meraviglie e anche della natura. Non vi dico neanche, non vi dico neanche niente. Voi andate e seguitelo, e seguitelo su Instagram. Eh, no, non mi paga per questo. Eh, e poi, però aspetta, eh, e poi però il problema è che fate la pesca di non mi ricordo come si chiamava. Eh, quindi, quindi è un macello che sicuramente sarà famoso nell'ambiente ma io non seguendo l'ambiente no, non lo ritrovo però, però ragazzi me, lo, me la segno sta cosa e, e ve la dirò perché gli avevo visto fare delle cose interessanti. Tra l'altro, a un certo punto mi era anche venuta la voglia di farci un video, poi erano troppe, quindi niente. Però ecco, è un mondo che mi affascina tantissimo, ma non ho, non ho le conoscenze a sufficienza. Perché io spesso mi rendo conto in quelle situazioni che salto sulla sedia per delle schiacciate che vengono recepite dal pubblico in maniera tiepida e viceversa le volte vedo gente ha visto quando poi fanno invasione di camp e per me era una schiacciata non ti dico normale non ti dico io lo sapevo so, perché sono mai arrivato a schiacciare quindi di essi parla però no in generale in generale quindi penso di non avere le, le competenze Seguirò e mi informerò anche su Rivera. Dice Carlo MM: Ciao, vedo tutto bene. Eh, volevo ringraziarti per quello che fai. Complimenti. Grazie, grazie mille. Credi Banchero vincerà il Roti? E una possibile coppia Banchero? Wemba penso che vincerà i Roti dell'anno. Prima di tutto, purtroppo, per mancanza di alternative, e in secondo luogo, perché sta facendo una stagione incredibile. Vorrei riuscire da qui alla fine dell'anno a invertire i due fattori e a dire in primo luogo perché sta facendo una stagione incredibile e poi anche per mancanza di alternative. Però per ora la, la mancanza di alternative è tale che, che, che sì, che sì. Eh, tendo, tendo a metterla al primo, primo luogo. Ho visto che segui Alessia Lanza. Non, non, non andate a vedere chi seguo io, ragazzi, perché, no, eh, poi, no, vabbè, potrebbe essere la mia figliola, non so quant'anni, credo che potrebbe tranquillamente essere, quanti ha Alessia Lanza, scusate, eh, perché se no poi, io la seguo ovviamente in quanto cre create, creatrice Lanza, come si fa a vedere quant'anni ha? Età età. No, 22 anni. 22 anni pensavo meno gliene davo di meno. Potrebbe essere la mia figliola, no, 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 non potrebbe, andiamo avanti. Ehm, quindi, io credo che banchero, che banchero vincerà il rookie dell'anno. Spero per lui che Uemaniama non finisca Orlando. Perché chiunque, secondo me, finisce nella sfera di Wembanyama, viene fagocitato all'interno delle aspettative di un giocatore che se rimane in piedi avrà non tutte le luci dei riflettori, ma anche quelle degli altri palazzi. Puntate sempre su di lui. Quindi, no, eh, questo è un po'. Biscotti e Alessia Lanza ah, dopo 2 ore e 14 di live. Andiamo avanti, dice Matteo Alesi 16: Sciacquero due cose. L'altro giorno, al campetto, parlavo con degli amici. e Siamo arrivati a dire che quello che non abbiamo potuto vedere con T-Mac lo stiamo vedendo con Durant: eh, Dominio e intermittenza e tutto il resto. Che ne pensi? Seconda cosa, il fatto che A.D. non sia ancora rotto, secondo me, può essere dovuto al fatto che quando ha sentito che Rashid sarebbe diventato vice, si è fatto, le si è fatto mettere le ossa di metallo tipo Wolverine per paura che gliele rompesse al primo allenamento. Questo è possibile. Questa eh, penso che sia una delle cose più serie che abbiamo detto stasera in live. E sono molto d'accordo. Eh, il paragone eh, Durant-McGredy. Eh, non lo so, è, è evidente che c'è quel paragone lì, va bene, perché sono due ale piccole eh, che fanno molti altri ruoli, che hanno il maggior numero di punti nelle mani che si possa riuscire a, a pensare collegato a singolo giocatore, talento smisurato, eccetera, eccetera. Il fatto è che secondo me Durant è sempre stato più tecnico e McGrady è sempre stato più atletico. Questo non significa che McGredi non tirava, McGredi era un signor tiratore, non significa che Durante non schiaccia, Durante è un signor schiacciatore, mm. però questa proprio l'accezione eh, li porta su due strade differenti dal punto di vista della tipologia del giocatore, va bene? E eh, mi ha sempre portato a rifiutare questo paragone che però per il a parte questo, per il resto è un paragone che, che, ci può stare, che ci può stare, perché sono giocatori che hanno caratteristiche simili. I, i tratti di onnipotenza cestistica sono stati per certi aspetti simili per quando si, si parla di Magredi vengono sempre in mente i 13 in 35 secondi Durant non ha un episodio singolo diciamo così ben marcato dal punto di vista temporale di dominio assoluto però ci sono alcune partite mm, in cui ha dimostrato quella cosa lì quindi su questo profilo sì ce lo vedo anch'io il nesso io però non riesco mai a metterli insieme dal punto di vista proprio de della comparison perché mi sono sempre sembrati due 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 proprio geneticamente due fisici diversi due, due stirpi di pallacanestro differenti mettiamola, mettiamola così la stirpa doppia country box però vedi si parla di singola partita eh, non si parla di episodio in cui dici quel, in quei 5 minuti lì il mondo, se anche si fosse messo tutti contro quel giocatore lì, avrebbe vinto quel giocatore lì. Quello è Magredi i 13-35 secondi. The Slim Reaper. Poi c'era anche John Chiofalo che si era abbonato, proprio ora, mini, mentre io chiacchieravo, nono mese, lo saluto, lo ringrazio, dice «Ciao Ido, non so se ce hai già parlato, ma che ne pensi dei nuovi premi aggiunti in NBA, in particolare quello per il miglior record in regular season? È un tentativo fallimentare di contrastare il tanking provando a creare un premio fuori dai playoff? Forse c'è anche quello all'interno della cosa» però io penso più che sia intanto una trovata di marketing perché alimenti fai, fai a tasta fai legna quando ci sarà da attribuire tutti questi premi e quindi ci puoi creare un mini show più premi hai a disposizione più te lo puoi creare e in generale è una di quelle cose però che a me non piacciono troppo dell'era e del mandato di Silver, questa è ovviamente è una cosa minore cioè chi se ne frega se dai un premio non lo dai, non cambia la Lega, non cambia la pallacanestro, no? Però, boh, cioè di questo passo veramente si arriva a un punto dove tutti vincano qualcosa e allora non sa più di nulla, cioè se, se crei premi fino a che tutti più o meno hanno vinto qualche cosa... No, mi sa di poco, cioè è come quando a Miss Italia cominciavano a dare le Miss eh, sorriso, Miss eh, cinema col, in bianco e nero, Miss... Eh, beh, uh, uh. Io, è crudele il fatto che nello sport uno debba vincere tutti quegli no, però è lo sport. Cioè, in questo forse c'è anche un po' di recrudescenza da parte mia che riguardano il palio no? a, Siena. a Siena. Il palio è, è, non esistono altri, altri premi, c'è il Masgalano ma non conta niente. Cioè, il palio è uno, chi arriva anche solo secondo è il primo di quelli che non hanno vinto e quindi io vorrei, mi illudo, che rimanesse così l'anello, però e poi l'internament season già ci fa capire che non stiamo andando in quella direzione e eh, poi 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 c'erano c'erano 270 messaggi riscattati. Quindi ricominciamo. Luca Micche 15. Ciao Edo, quanto è bella l'NBA! Tanto, è detto da uno che apprezza la pallacanestro italiana anche, secondo me vale ancora di più, perché vuol dire che, insomma, discorso troppo lungo. A me piace tantissimo il fatto che ogni franchigia abbia la possibilità di formare una buona squadra ogni tot di tempo. Vedi i Pelicans e i Grizzlies che hanno scelto primi e secondi nel draft 19 e che ora rappresentano due realtà solide e competitive negli anni a venire. Di sicuro, di sicuro è una realtà più meritocratica, tra virgolette, rispetto a noi. Da noi banalmente eh, ci sono delle situazioni in cui se non hai sordi, te puoi essere bravo quanto ti pare e non hai speranza di vincere. E se hai sordi, anche se non sei bravissimissimo, è facile tu vinca lo stesso. In NBA non è così. E soprattutto la direzione in cui vorrebbero portarla con la questione dell'hard cap è ancora più meritocratica. E in questo invece mi trovo d'accordo con Silver che vorrebbe l'hard cap dal punto di vista del massimale di stipendi. Però lì sono i giocatori e le franchigie a non volerlo soprattutto i giocatori a non volerlo, perché lì li vai a minare i portafogli, cioè ora in teoria uno può le spende quanto gli fare, non è così, ma quasi, perché paga la tassa e spende e rizzati e finisce. Se invece mi metti un tetto, un hard cap sopra il quale non puoi spendere, anche i giocatori, gioco forza, i più pagati saranno un pochino meno pagati e quindi i giocatori non l'accettano. Questa è una questione sulla quale eh, approfondiremo perché prima o dopo il Titanic si andrà a schiantare contro quest'iceberg. Speriamo che si riesca a portare in salvo tutti i passeggeri hm, e che non si debba fermare l'NBA. Quando ci arriveremo, ne parleremo e approfondiremo la questione de dell'hard cap, la tassa di lusso e tutto, e tutto il resto. Però è vero, è positivo. A me piace il ricambio al vertice. È sempre una di quelle cose che secondo me fa del bene ai, a, alle leghe, qualunque esse siano, dice Sette Gianni. Seredo, come stai? Eh, ultimo messaggio su X Factor: come mai non hai fatto i commenti su Instagram? Eh, po posso, eh, posso dire una cosa che so sicuro, che secondo me, te ormai che mi conosci, hai capito, ma altri non lo me ne so scordato te lo giuro me ne so scordato mi è tornato in mente di scrivere qualche cosa nel momento in cui ho visto eh, l'esibizione di Ambra e, e però ho detto no vedi che avevo detto di fare me ne sono scordato mi sono collegato tardi perché c'era l'Eurolega quindi la prima parte l'ho recuperata dopo ma avrei potuto comunque farlo me ne so scordato è, è andata proprio così Piaciuta la finale, per restare in tema, associa un giocatore NBA a ogni finalista e giudice per descriverli a chi non li conosce. Esempio, Jokic e Beatrice, all'inizio partita piano e poi esplosa e folcloristica. No, dopo, allora, dopo due ore e venti non sono in grado di fare associazioni di questo genere, però un commento su X Factor lo posso, lo devo e lo voglio fare, e è questo... La classifica finale, secondo me, è stata completamente sbagliata, o meglio, è una classifica che tiene conto del percorso che è stato fatto, il che può avere una sua logica, va bene? Però per come si sono esibiti, per quello che hanno fatto la sera della finale, opinione mia personale, se si conta solo la sera della finale, doveva vincere Beatrice. Che non era la mia preferita in assoluto, ma per quello che ha fatto quella sera lì doveva vincere Beatrice. Ultima doveva arrivare Linda, perché ha avuto evidenti difficoltà di emozione, e io mettevo addirittura i tropea sopra ai santi francesi che li avrei fatti arrivare terzi. Questa se si basava solo sulla finale. Va bene? Poi hanno detto che il prossimo anno ci risarà. Io sono contento perché mi piace. Però, se posso, non dico chi per non creare polemiche, ma cambierei i giudici perché non mi sembra che abbiano funzionatissimissimo. Se posso, eh? basta, capito l'X Factor chiuso. Perché sono le du due ore e mezzo di live, se no, ci staccano la corrente. Ma mh, ci tenevo a dire questa cosa importante. Bene, andiamo avanti. Ehm, poi Comincia Masterchef. Però Masterchef mi è un po' sceso negli ultimi anni. Cioè, è qualche anno che non lo sto guardando praticamente quasi più. E invece X Factor continuo a... a Masterchef... È... Poi Masterchef è uno di quei programmi e quando cominci a vederlo poi lo guardi, perché t'affezioni a partecipanti, le cose. Però, no, Andiamo avanti, dice The Real Mulfe. Eh, ci cioè, avete da dato dato delle prossime che avranno una franchigia NBA saranno Seattle e Las Vegas. Secondo te, quali sono le altre città papabili per un'espansione? Quale città si merita che la franchigia si trasferisca? Si merita Seattle più di tutte perché gli è stata portata via in un certo senso. E quindi, come merito, Seattle. Ovviamente, ci sarà Las Vegas, eh, non credo perché. Parlando anche seriamente, Voggi, un paio di settimane fa, disse che, e erano d'accordo anche diversi altri analisti NBA, non si aspettavano una roba del genere fino al 25, dal, nel biennio 25-27, quindi non è proprio immediata come la si fa noi spesso anche qui. E le prime due saranno quelle, dopodiché, secondo me, ti dico la verità: non ci saranno espansioni successive fino a che eventualmente un giorno la tecnologia, dal punto di vista proprio degli spostamenti, non sia in grado di mettere in piedi delle franchigie in tutto il mondo. E allora lì, la Cina, Londra, Parigi però al momento non è fattibile da un punto di vista di, 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 no? umano, nel senso che non ci sono i tempi. Se un domani diventerà di utilizzo comune un aereo supersonico che dimezza o, o, o rende un terzo i, i le tempisti e gli spostamenti, allora lì l'NBA secondo me si farà trovare pronta. Però l'orizzonte eh, un, un temporale è molto lontano, ti dico, ti dico quello che, che penso. Ehm, sono d'accordo con, con il bomber Takeshi Hestol. Era una delle, delle cose che ha portato via enormi pomeriggi della mia infanzia. Non credo, però, di poter essere nella eh, condizione no, coniugale di poter parlare di Takeshi Hestol dopo due ore e mezzo perché ci stacca veramente la corrente. È uno spettacolo, è un programma incredibile. Ma come fa anche soltanto a venirti in mente una banda di disperati che debba fare giochi senza frontiere, ma più cattivi dove ti ci fai del male, e, e, ma poi i tipi di giochi che mettevano in piano: una roba allucinante. Un Diamantidis è per sempre. Eh, ma John Chiofalo si era fatto. Sì. Si parlava dei premi aggiunti. si si sì, si sì, 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 era fatto. Ok. Lo ringrazio ancora, dice un di sé per sempre Edo. Dato che sono povero e posso vedere solo gli highlights, faccio domande più generali. Uno: Se sei in attacco e hai la palla della vittoria con un tiro da tre, hai Rodman e Ben Wallace. A chi lo dai? Lo do a Rodman perché? A Rodman, e già potrebbe chiudersi qui. E poi perché sono sicuro che non avverte minimamente il peso della responsabilità. Non gliene può fregare di meno. E quindi avendo tra le mani due che non sanno tirare, preferisco che tiri uno che non sa quello che sta facendo mentre Ben Wallace so sicuro che capirebbe che in quel momento c'ha in mano le sorti della squadra e oltre alla tecnica che manca sentirebbe anche il peso della responsabilità Rodman invece no, per cui Rodman 2. Il giocatore più sopravvalutato degli anni 90, dagli anni 90 a oggi non vale Gobert e quello più sottovalutato non valgono i what if o infortuni vari uh, allora il più sottovalutato Gerald Green perché è stato sempre reputato... Gerald Green e Jason Richardson, per gli stessi motivi. Sono sempre stati reputati soltanto due schiacciatori, due dunker, due atleti incredibili, ma a differenza di tanti altri che schiacciavano e basta, questi due erano anche due signori giocatori, mh, anche dal punto di vista tecnico. Eh, e sottovalutati quindi. Il, so sopra il sopravvalutato... Ce ne sarebbero tanti in realtà. Eh... No, allora, non è, è l'orario per poter dire la verità, va bene? Perché, però la devo dire. Allora, so che questa cosa che sto per dire genererà delle polemiche incredibili. In chat, sotto, nei commenti. Perché è molto impopolare e io vi giuro che sono in grado di provare a argomentare. Non, non vi voglio convincere, però non è un nome che ho sparato a caso, va bene? Vi dico questo. Potrei argomentarlo, ma non ho le forze a quest'ora. Per cui, se volete, ne riparliamo nelle prossime live. Se devo fare un nome di un giocatore che secondo me è stato sopravvalutato, pur essendo un grandissimo giocatore, Bosch. Io so sicuro che posso darvi delle argomentazioni perché lo penso, però è troppo complicato per parlarne ora e, e, e ingenererebbe una serie di controaccuse contro che non finirebbero mai. Quindi riparliamone nelle prossime live. Ricordatemelo. Cioè una voglio che nelle prossime live una domanda sia: Edo, perché pensi che Bosch sia stato sopravvalutato? E, e perché così ne parliamo? Eh. Ce ne sono tanti. Però mi è venuto in mente lui e so convinto di questa, di questa. Pur restando un enorme, un grandissimo giocatore. Però a volte, secondo me, lo si pone più, al più in alto rispetto a dove effettivamente avrebbe dovuto stare. Secondo me. Ci aspettavamo tutti, Kobe. No, ragazzi, dai, come fai a dire che Kobe è sopravvalutato? Onestamente, dai. Si può dire che in parte è stato come sempre succede a, a chi purtroppo muore prematuramente? No? E da quel punto in poi lì sembra che sia stato perfetto e ha fatto solo cose buone. Non è stato perfetto, non ha fatto cose buone. Non può essere so considerato un giocatore sopravvalutato, onestamente. Poi, 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 dice Zifri05. Ciao, io avresti voglia di spiegare alcuni dei tuoi modi di dire. Ad esempio, roba da. Allora, in generale, ti dico tanti mo... tante cose che dico, tanti modi di dire. Si potrebbero spiegare, tanti sono nati anche qui sul canale. Ma roba da chiodi, io penso che sia proprio un modo di dire non so se toscano, ma sicuramente senese. Nel senese è una cosa che. Più o meno, soprattutto le persone anziane come il sottoscritto, i giovani no, i giovani dicono tutto no, bro, tutto ye, però no. Eh, noi anziani eh, è una cosa che si dice. Tanti altri poi sono, sono nati qui nel, nel, nel canale per cui li sapete. Due, se sono indiscreto, si fa di fare una breve autobiografia per raccontarci più Edoardo piuttosto che Edo di Campo Aperto. Mi piacerebbe molto. Mi piacerebbe molto, però, eh... allora ti dirò di questa cosa qui. Di questa cosa qui. Ora sto per fare una cosa di cui poi me ne, me ne pento. Va bene, lo so già, però incarico ufficialmente la fanpage. E se non c'è nessuno, se c'è ancora Raffaele, non lo so, comunque eh, di riferiteglielo nel caso di fare un sondaggio per sapere se è una cosa, cioè a quante persone effettivamente può interessare una roba del genere. Perché se, potesse, se può interessare a tanti, ci potremmo fare una live, magari, che ne so, durante le feste, quando c'è qualche giorno un po' più di pausa, no? Una live dedicata esclusivamente a, a conoscerci un po' meglio al di fuori della pallacanestro, in cui non si parla di pallacanestro. Eh, però ecco, no, eh, c'è cioè Raffaele. Bene, lo, lo, lo ringrazio. No, no, non fate la domanda: ti piacerebbe sì o no? Perché è chiaro che o eh, uno risponde sì o non risponde di solito. Cioè, non so se c'è un modo su Instagram per poter raccogliere proprio il numero di persone no per pe avere un buon numero cioè ci saresti in quella live lì perché se poi siamo tre no che, che senso ha se invece siamo tanti o comunque un numero eh, si può fare senza, senza problemi e se ne parla un po di più perché mi rendo conto che magari non se ne è mai parlato abbastanza cioè abbastanza magari qualcuno ha qualche domanda in più eh? questo eh, il sottaggio sulla provenienza del canale è ancora lì perché tuttora a settimane di distanza continuano ad arrivare delle risposte sono poche anche perché io mi sono sempre scordato di rimetterlo però non è ancora fermo e quindi io sto ancora aspettando ma arriverà, cioè ne parleremo magari anche in quella live lì volendo delle, dei risultati alcuni ve l'ho già un po' spoilerati eh, Ciò cioè vedo in una trade di fantamercato tra Zion e Anthony Davis chi ci guadagnerebbe? La, la ASL, l'USL, eh? credo. No, nel senso, eh, sicuramente mh, dipenderebbe molto da eh, chi rimane sano nel lungo periodo dei due, e questo però non lo possiamo sapere. Eh, ipotizzando che tutte e due la la stessa sorte, la bene, dal punto di vista eh, fisico e sanitario, forse... Quello che piglia Zion ci guadagnerebbe perché eh, è più giovane e ha avuto meno momenti di down psicologico, cioè meno momenti di ali proprio di fiducia. Però, ripeto, la vera discriminante in, in questa ipotetica Fanta Trade la farebbe la, la situazione sanitaria, chi dei due resta in piedi per più tempo, only the brave. È difficile, non la farebbero mai una roba di genere proprio perché è un rischio troppo, troppo grosso. C'è un, un moderation check. Non so perché c'è un moderation check, boh, non so neanche cosa sia il moderation check. Se qualcuno non si ritrova più il suo messaggio, sappiate che mi è arrivata una notifica dicendo che c'era un moderation check qualcuno ha scritto cose, ah ma forse qui, ah. add anyway, vedi erano, erano. add anyway, si, sì. non me lo fa addare pel di carota dei walker, i suoi beats non me li fa aggiungere, perché c'è un moderation check, quindi ora so curioso di vedere cosa hai scritto e lui non gli è garbato, sicuramente sarà una roba sua, arrivo subito. Nel frattempo sei abbonato, nonno Gazza che saluto e ringrazio, primo mese direbbe, direbbe qui, quindi nel caso benvenuto se fosse effettivamente così, grazie mille, arrivo subito ai bits, nel frattempo avevo messo Gino il Game 007, cioè volevo, volevo, volevo fare un paragone tra Lela Dani e Messi e Tranquille Green. Eh, ne so troppo poco di Lele Dani, nel senso che so quello che, di cui viene accusato, tra virgolette, ora. Ma per me, fino a due settimane fa, anzi, no, sapevo perché era, era dentro Bobo TV. Ma prima di Bobo TV, per me era un nome che non mi corrispondeva a una faccia, quindi ne so troppo poco. Però mi verrebbe da dire che eh, tranquillo. Ora, ripeto, ne so troppo poco. Così, proprio da pregiudizio di quelli proprio che partano con i preconcetti, mi verrebbe da dire che tranquillo di basket ne capisce di più di Lele Adani di calcio. Però, ripeto, non conosco a sufficienza Lele Adani. Comunque volevo fare un appunto al cinese, che se è vero che c'è eh, il positionless, perché mai team non posso avere Wallace Rodman e Mutombo nella stessa formazione? Davvero? Non si può? Cinese. Dai queste libertà ai cristiani che vogliono sperimentare, perché tanto Rodman intanto può giocare cinque ruoli, dal punto di vista, quindi non ci sono problemi, non lo so perché non lo, fa, non lo fa fare. Tornando ad argomenti più seri, chi vorresti vedere allo Slam Dunk Contest? E visto che non ci sono mai al giovedì, un'opinione su Milano. Eh, secondo me ti dico eh, opinione, opinione lapidaria rapida per non andare troppo off topic. Se Milano quest'anno non dovesse vincere né di qua né di là, quindi né scudetto né Eurolega sarebbe solo esclusivamente perché non se la sono sentita di rischiare troppo con giocatori veramente di personalità. Hanno preso tanti ottimi giocatori, tutti troppo. Affidabili, tutti troppo inquadrati e stanno avendo anche un sacco di problematiche fisiche che esulano da tutto questo. Dovevano metterci un po' di pepe in più in alcune scelte, se non dovesse, però, poi ne parliamo. Eh, chi vorrei vedere la Salted Dance Contest considerando che i big non ci vogliono andare e quindi non li convinci tra i non big, io vorrei Kai Jones, Jericho Sims. Sharp di, di Portland e eh, Jalen Green, considerando che i big non ci vanno, perché se no ci sarebbero dei big più interessanti, ma... E poi c'era Pel di eh, carota Day Walker 200 Bits. Lo saluto, lo ringrazio. Lo vorrevo mettere a schermo, ma non posso farlo perché c'era il moderation check. Vediamo dov'è. Dice: "Ciao, a proposito di Instagram, qualche settimana fa ho aperto un profilo Instagram solo per seguire campo aperto. Sulla pagina del canale o sulla fanpage vengono comunicati i cambi di calendario. E se sì, come dove, chiedo perché la settimana scorsa ho mancato tutti gli appuntamenti. Allora, intanto mi, mi scuso, perché quando succede questo è colpa mia che non l'ho saputo, m, 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 diciamo, comunicare bene. Mh. Eh, penso che Instagram a questo punto gli abbia dato noia al moderation check. Veramente? Instagram gli ha dato noia al moderation check? Non si poteva parlare di Instagram? Vabbè, non lo so. Comunque, per il resto mi sembra normale. Comunque sì. Sulla pagina Instagram vengono, 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 comunicati. Di solito io a inizio, se il lunedì non posto il calendario della settimana, vuol dire che il calendario è regolare. Se ci sono delle modifiche, io il lunedì faccio una storia con tutto il calendario settimanale. Storia che di solito resta per tutte le 24 ore. La dovrei ripostare poi dopo, dovrei comunicarlo anche su YouTube, è che me ne scordo. Questo è il fatto. Comunque di solito eh, quello c'è di sicuro, cioè la comunicazione il lunedì dei cambi settimanali nelle storie di Instagram, pagina ufficiale a volte mi sembra ripresa anche dalla fanpage, ma di sicuro pagina ufficiale viene fatta al 100%. Il resto però è colpa mia. Eh, questo è Bisognerebbe metterli anche su YouTube e bisognerebbe ripostare la storia su Instagram. Avete tutti molta ragione, ma non è che io non lo faccio per partito preso. È che sono son preso proprio da, dalle cose da, da fare, capito? E quindi quando si dice che io non sono bravo a, a vendere il canale, è vero. E eh, così, siccome tutto il tempo che ho lo dedico a produrre cose per il canale, però alle volte sarebbe anche più utile, tra virgolette, farne un po' di meno e sponsorizzarle un po' di più, un po' meglio, si ottenrebbero dei risultati migliori. E eh, questo. Poi, dice Golden Pianta 22, ciò è una do domanda complessa, per vincere per convincere no ragazzi ormai, ormai sono andato per convincere qualcuno ad apprezzare l'NBA devi fargli vedere gli highlights di un giocatore che si è ritirato, un giocatore attuale e un giocatore giovane che non è ancora un all star. Chi sceglieresti? Allora. Uno solo che si è ritirato, perché ce ne avrei almeno due, forse tre. Se ne devo scegliere uno solo ehm... Jason Williams, anche se non so sicuro che uno che non ha mai visto la pallacanestro riesca a capire la straordinarietà di quello che faceva, però, Jason Williams, un giocatore attuale, ehm, probabilmente già Moran, e un giocatore giovane che non è ancora un all-star. Probabilmente, probabilmente stavo per dire Sengun, però Sengun è molto tecnico, non lo so se non lo so se. Probabilmente banchero, probabilmente banchero. Però bisogna anche distinguere tra la persona che deve guardare è uno che. Non guarda l'NBA ma guarda la pallacanestro e quindi coglie certe cose? Oppure è proprio un neofita assoluto e si deve... Ah, ah, capito? Perché fa molta differenza. Però sì, probabilmente questi. Poi, poi, poi. Eh, dice Barons YSIV: eh? Ci avete una domanda. Essendo cresciuto con il basket dei Suns e con la pallacanestro celestiale di Steve John Nash, come avresti visto il canadese nella pallacanestro attuale? Sarebbe sopravvissuto o avrebbe dominato? Secondo me, avrebbe dominato perché quella era una pallacanestro che anticipava un po' i tempi. Eh, o meglio, avrebbe dominato, avrebbe fatto quello che faceva allora. Nel senso che anche allora a tratti dominava, a volte anche per delle lacune delle squadre dove ha giocato, ma eh, ha preso discrete trambate, anche proprio fisiche. Se vi ho in mente un paio di immagini di Nash proprio, no? Quindi eh, però io non sono convinto, come leggo da alcune parti, che oggi farebbe fatica perché ci sono molti più atleti. Sì, ma lui ci giocava con gli atleti, cioè nel senso, lui gli Sean Marion gli amari Stada, ma li mandava al ferro. Era proprio nessuno, non aveva bisogno di essere lui l'atleta, lui correva e vedeva pallacanestro, quindi secondo me oggi, anzi, sarebbe proprio nessun centro, starebbe proprio bene, anche un allenatore, ma questo è un altro discorso. Poi, poi, poi. Eh, sempre, sempre, sempre messaggi riscattati, dice Geraldo Di Caprio. Cioè, io non ho mai pensato di fare dei raduni con i ragazzi della community, sarebbe la fine del mondo. Seconda cosa, hai in mente una maratona da 8 ore da fare. Allora, la maratona non l'abbiamo ancora inserita nei traguardi, anche perché stanno più o meno diventando queste live delle maratone da tot ore, eh, però potremmo inserirla. Il raduno doveva essere fissato, se non vado errato, ce l'ho scritto, ma ora non ce l'ho qui il coso dei traguardi, ai 65.000 iscritti sul canale. Quindi, quindi, eh, questo, quello è già, è già fissato. E la maratona... Non... <ride> Capitano, non, non vengono programmate, mettiamola così mi leggerai a notte fonda dice Raffaele ci siamo praticamente ma riguardo un discorso fatto sugli sportivi con eh, che tutti conoscono anche se non seguono lo sport in questione io dico solo che alla mia compagna che non sa niente di basket se gli chiedo il nome di un giocatore di basket del passato mi dice MJ ma come giocatore presente mi dice Datome questo dimostra solo che il virus del gruppo di recupero è devastante e prima o poi tutta la gente del canale e i suoi cari ne saranno colpiti con tanto di eh, emoticon di Petrucci questo però eh, vedi, ci sei te che hai fatto da paziente zero in questo caso, capito? Che hai fatto da vettore? Perché se no probabilmente non ti avrebbe detto. Gigi siamo siamo infetti, infettosissimi. Cioè noi che abbiamo questa passione siamo pericolosissimi e portiamo in breve tempo all'ultimo stadio della malattia le persone che ci stanno intorno. Però fortunatamente per gli organi di sicurezza e sanità mondiale siamo pochi e quindi il problema è, è contenuto, è arginabile, mettiamola così. Eh, però sono, sono assolutamente, assolutamente d'accordo. Poi, 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 poi. Eh... Aspetta che siamo ancora nei messaggi riscattati Abzaz 00 L'altra volta parlavamo delle difficoltà di vincere col play. Giustamente hai detto che al contrario, con i centri si vince. Eh, Vero, fino ai Bulls sono stati i primi a dominare sono stati i primi a dominare senza lunghi dominanti. Dopo di loro solo le Lakers di shack. E oggi non si vince con i centri top. Yo e Bid Howard all'epoca. E anzi, le partite si finiscono quasi sempre senza centri. Ora sono le piccole a dominare. Kawai Lebron e Giannis. comunque, dopo la scorsa live, leggo le statistiche di Anthony Davis. Un punto in otto minuti, per fortuna era solo l'influenza. Quando io ho aperto l'applicazione NBA e ho visto lui che usciva così la mattina, ho detto, Vai, ci siamo, è andata. Poi invece era solo, però anche lì posso dire che è stata un po' strana perché che aveva l'influenza lo sapeva anche da prima, quindi o non giocavi. Oppure che senza avuto fare otto minuti, no, è stato un po' strano anche lì. Poi è tornato, ha rifatto altre grandi partite, per cui capitolo chiuso. Però, tanto per dire, ehm, è vero, quello che dice è vero, però bisogna anche fare un'ulteriore, un secondo me, ehm, analisi. E cioè che ai tempi dei tempi, Iannis, per esempio, sarebbe stato un centro. Cioè, nel senso, eh, l'avrebbero impostato fin da giovane a giocare centro alto in quel modo lì l'avrebbero strutturato anche fisicamente in modo diverso. Ora anche Uemba che è 7 2, 3, 4, 10 non me lo ricordo neanche lo fanno tirare da fuori gli fanno fal play quindi anche per questo che ora è difficile effettivamente vincere con i centri veri perché anche quelli che potevano esserlo e già so pochi non, gli, non li fanno diventare centri effettivi e assoluti in più ce n'è meno perché effettivamente ce n'è di meno e siamo arrivati a questa situazione, però, un centro veramente forte e veramente con delle caratteristiche dominanti, secondo me, anche oggi ti aiuterebbe a vincere e ti permetterebbe anzi di, di fare la differenza con quelli che non ce l'hanno, perché ti farebbe il vuoto quando quelli non sanno chi mettiti addosso. È che ora non ce ne sono. Perché anche in Bid, anche in sono centri veri per il basket di oggi, sono proprio centrone vecchio stile. Ma in realtà per la pallacanestro sono centri atifici loro pure. Perché mettono palla per terra, perché tirano da tre, perché giocano da play. Quindi eh, è complicato. Poi c'erano un paio di abbonamenti che ho visto passare. Khorver 90, lo saluto, lo ringrazio, sesto mese, dice grande Edo, continua così, grazie, grazie mille. E saluto e ringrazio anche Jack Magic, terzo mese. Ora tutte le volte che leggo Jack eh, mi, mi, viene, mi viene in mente eh, Jack di Disass. Perché sono stato costretto... In realtà a me anche Carbata, devo essere sincero, inizialmente sono stato costretto da Camilla a farmi tutta la maratona delle sei stagioni di, di This In realtà poi, dopo superato lo scoglio iniziale dove sono stato costretto da lei, mi è piaciuta. È fatta molto bene. Se avete un'età, ve la Se siete troppo giovani, no. Perché... Eh, Diventa noiosa, secondo me io qualche anno fa mi sarebbe sembrata noiosa, ma se avete un'età ve la consiglio, e quindi mi viene in mente Jack, perché lì è come un, un no? È onnipresente, ne... non c'entrava niente, ma sono tre ore, quindi volevo dire... Poi eh, c'erano degli altri messaggi riscattati, romantico vagabondo, che saluto. Olaedo, voglio ringraziarti per queste fantastiche settimane da campione del sabato del Quasi Gaming. Ho vinto uno stonfo di sordi e continuerò a riscattare domande. Quando ci farai vedere i risultati del censimento, sotto le vacanze di Natale hai in mente di fare qualche sorpresa o regalo alla community, sono andato a vedere Buffa a teatro, parlava di calcio e ho pianto lo stesso. Perché lì è un, dono, è un dono proprio naturale, cioè nel senso: l'argomento in, in quei casi lì è accessorio. Se parla di cose che interessano, ben venga, ma non è necessario che lo faccia. Sapete la stima che ho nei confronti, quindi non, non c'è niente di, di nuovo. Eh, Romantico Vagabondo che non è più campione, ma rimane in seconda posizione. E è uno degli indiziati fondamentali per fare la corsa playoff fino in fondo quest'anno, anche perché potrebbe essere rifrescato. Quindi, quindi approfitto per fargli ancora i, i complimenti. Eh, I risultati del censimento: ripeto, appena si stabilizza, arrivano. Ne parliamo in qualche modo. Devo ancora. Vedere come, forse anche su Instagram, non lo so. Ora vediamo: e qualcosa sotto le vacanze di diverso, diciamo rispetto al solito. Faremo non tanto perché sapete che il calendario è fitto e pieno in tutti i momenti. Eh? E poi hashtag il basket non si ferma: eh? lega basket. E quindi, però, è eh, però, eh, qualche, cosa, qualche cosa. Faremo poi, poi, poi. Eh, dice Redisle Hafex, ciò vedo meglio Kyrie Irving James Bosch o Ardaway Bryant O'Neill perché Shack ha, ha già detto che non c'è storia. Eh, a me mi, mi, duole, mi duole dare ragione a Shack per tanti motivi. E però eh, sì, perché comunque sia, secondo me andrebbero sotto, sotto, sotto in nessuno dei tre casi e secondo me Kyrie Irving e Penny Hardaway se la lottano eh, LeBron e Kobe Bryant se la lottano e però Shaquille O'Neal passa sopra Bosch questa è un po' la, la, la questione per quello, per quello che mi, che mi riguarda poi molto più complessa di così però poi dice il bomber, eh, sera dopo la parentesi Takeshi Hestle, ma non so se, se, se è già stato detto: il miglior duo dell'NBA, Kerry Draymond, è così folle come considerazione? La butto lì, ma io due con un'intesa così, senza palla, con la palla, lontano dalla palla sui blocchi, la, raramente l'ho vista. Al contrario dei due eh, Jay dei Celtics, Jason e Jelen, che mi sembrano più un duo a corrente alternata. Allora. Non è troppo di fuori. Mm. Come, come, come discorso, ti dico, ti dico la verità, cioè, nel senso, da un punto di vista proprio di chimica, di come si trovano sul campo, stavo, pensa stavo pensando anch'io a chi poterci mettere eh, come, come no, paragone, e ma siamo a dei livelli importanti. Siamo Stockton e Malone si trovavano a quel modo lì, e però eh, Stockton e Malone sono Stockton e Malone come duo di gente che si trovava bene a giocare insieme, non è che ce n'è tante a quel livello lì. Eh, Draymond Green e Steph si trovano non in maniera troppo diversa, quindi sono abbastanza d'accordo. Semplicemente, nel caso di Tatum e Brown, non si cercano tanto quanto si cercano Green e eh, Curry o quanto si cercavano Stockton e Malone, perché in quei due casi lì. Era chiaro chi era quello che faceva Canestro e quello che la passava. Poi è successo anche che Malone ha fatto degli assist a Stockton e che Kerry ha fatto degli assist a Draymond Green. Ma normalmente era il contrario. Invece in Brown Tatum non è chiaro chi fa cosa. Si cercano un po' meno e giocano pe però insieme. È un modo diverso di avere chimica tra di loro anch'io apprezzo di più quella delle altre due coppie in oggetto. Però, ecco, eh, diciamo che non, non li vedo paragonabili in questo senso qui, quei due Celtics lì. Però tutte le altre coppie che potrei paragonare a Draymond Green e Stephen Curry, come chimica e capacità di trovarsi l'uno con l'altro, eh, gli, gli metto anch'io sopra Draymond Green e Stephen Curry. Poi, 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 Dice Romantico Vagabondo, tempo lettura 21 e 42. Eh, a questo giro eri andato lungo. Però avevi beccato tre numeri su quattro, mettiamola così, che comunque è tanta roba. E cioè, tre numeri su quattro è comunque tanta roba. Farò scoppiare una faida. Ma a parte chi fa medicina, che ha sempre ragione, compra cose strane, tipo nano da giardino e dice di avere un difetto fisico e tu non lo reputi un difetto, dici qualcosa che non hai mai detto su Camilla. Eh, allora, una cosa che non ho mai detto su Camilla. Quelle cose lì le ho già dette. Altre cose non posso dirle per non ingenerare ulteriori problematiche. Uh, ah, mi, mi collego a una cosa che gli è successa di recente e che non vorrà mai nella vita che io vi racconti e quindi non ve la racconterò mai, però posso dire che ehm, non, si, non si capisce bene con le persone. Quando parla con le persone, spesso le persone capiscono altre cose. Perché la tradisce l'emozione, la tradisce non lo so. Non è in generale una persona né emotiva né timida né altro. Però eh, ha un modo di, di comunicare che io la conosco da tanti anni, la capisco e spesso gli faccio da interprete in questo senso. Ma a tanti mi rendo conto che non la capiscano e quindi a volte si, si trova in delle situazioni complicate. In, de delle in delle discussioni Perché non, non è stata capita È eh, oh, eh, come Kyrie Irving eh, Cioè capito È eh, una situazione strana Però è così È così eh, avevo forse anche altre cose meno problematiche di questa da dire però mi è venuta in mente questa quindi un po' per volta piano piano ve la dipingo tipo, tipo no? a piccoli dettagli tanto non ve la posso far vedere perché non vuole farsi vedere quindi questo per esempio dalle cose più serie che non vi posso raccontare alle cose meno serie c'è un corriere eh, che viene sempre spesso qui a portarci la roba eh, che lui non la capisce Infatti tutte le volte mi fa, ma che ha detto la tua ragazza? Io non ho capito l'altro giorno che ha detto. Cioè, non, proprio non si capisce. E viceversa lei mi fa, ma che ha detto i Corrieri? Io non ho capito. Non si capiscono. E quindi io faccio da interprete tra Camilla e i Corrieri. Ti sembra una cosa normale? Questo è... Comunque, dice Shane Hill: Edo, ma quanto durano ormai queste live? Sempre più lunghe, complimenti per tutto. Grazie, grazie, grazie mille. Ormai e purtroppo siamo abbonati alle tre ore, vi dico, dobbiamo ri ridurle perché poi non diventano neanche fruibili dopo. Quindi, in qualche modo bisognerà trovare. Però, per ora, diciamo che fino a fine anno andiamo avanti così. 2022. Poi ne vediamo. Dice Francos 98 Shaido Tim Duncan è il giocatore statisticamente parlando più vincente degli ultimi vent'anni perché anche gli espertoni che parlano in tv non lo nominano mai? Perché non è fotogenico, cioè fotogenico è molto ri riassuntivo in modo sbagliato. Ma non, fa, non è personaggio. Il discorso si faceva prima sull'icone di stile, lui è l'anti-icona di stile. Mm? E quindi lui è stato per tanti anni uno dei giocatori più forti della Lega e se te prendevi a bruciapelo un, un, anche un appassionato, un esperto di basket e gli chiedevi: Dai, dimmi tre giocatori più forti della Lega, è capace Duncan, non gli veniva. Perché non, non ti veniva in mente Duncan? perché stava nel suo e, e questo ha fatto la fortuna dell'epopea degli Spurs, la sfortuna dell'NBA perché ha venduto molte meno maglie di Duncan di quelle che avrebbe potuto vendere e San Antonio ha fatto molti meno ascolti in televisione di quelli che avrebbe potuto fare perché lui non è mai stato un personaggio spendibile nel mercato mediatico come Kawhi Leonard e ce l'avevano tutte e due, capito? Questa è la mia idea, eh. poi sarebbe approfondibile dal punto di vista tecnico in mille modi. Però, secondo me, ci sono dei giocatori che si sono saputi vendere molto meglio e molto di più, e anche avendo meno, molto meno talento e, e sapendo fare molto meno. Dice Raffaele: per il sondaggio a mettere sulla fanpage, su una maratona natalizia dove si parla non solo di basket, e poi la gente dirà tutta di sì. Può andare bene se chiediamo solo quale fascia oraria preferisce. Tipo tutto pomeriggio dopo scena? Sì. Sì, 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 può andare bene. Così almeno si vede quanta gente ci sarebbe a quell'ora lì. Però, già il fatto della maratona non era mia state. Voi mi estorcete ste maratone così, ma non si era detto maratona, si era detto una live normale in cui si parlava di cose extra. Ma Un'oretta tranquilla, maratona. Chi l'ha mai detta una maratona? Sto scherzando. Comunque va bene, così almeno sa un'idea più o meno di quando eventualmente piazzarla. Questo, signori, io non vi, non vi vorrei dire, ma noi abbiamo finito, sono tre ore e un minuto, eh? non, non mi fate chiudere come ho chiuso la settimana scorsa, eh? in preda al panico, scappando a corse, urlando a braccia levate. Io direi che per oggi abbiamo dato anche la seggiola. Mi sembra che il battesimo di fuoco l'ha fatto dopo più di tre ore. Per cui vi dico che vi ringrazio per esserci stati, anche un po' meno, però grazie per esserci stati. Per, per, avermi, per avermi fatto compagnia anche stasera. Eh, Camilla vi saluta calorosamente e, e vi do appuntamento domani perché torna il pagellone sul canale su YouTube e invece su Twitch ci si ritrova giovedì col gruppo di recupero. Per ora vi dico è arrivata soltanto la formazione del campione. Quindi per ora non abbiamo sfidante né sostituto dello sfidante, però è presto, è lunedì, per cui se ne rifarla per il torneo dei sub. Eh?